Ah, buonasera, buonasera a tutti quanti, benvenuti in questa live dove parleremo di... Inuyasha. Spoilerato così. Parleremo di Rumiko Takahashi. Abbiamo qui un giovane ospite, più che altro perché è un nuovo adepto di Rumiko Takahashi, visto che ha recentemente letto quale manga? Inuyasha, devi parlare lì. Ok. Qui con noi c'è Rossella, Rashi 84, probabilmente la più grande appassionata di Rumiko Takahashi, che io conosca. Benvenuta Ciao. Rossella, Ciao, bentornata grazie. alle nostre live. Mancavi da un po', devo dire. Sì. Allora, prima, dato che si collega un po' di gente, visto che per il momento siamo circa, non so, 40-60 persone, pian pianino arriveranno tutti quanti, spiegaci un po' perché ti piace Inuyasha. Cosa ti piace di Inuyasha? Cibo. Shippo, il tuo personaggio preferito è Sì. quello? Sì. A che numero sei arrivato? A 64. A 64, quindi ormai sei quasi alla fine. Giusto? Sì. Ormai sei quasi arrivato alla fine. Ma devi dire però che in live, prima di venire in live, non lo sapete, ma mi ha chiesto se avevo delle orecchie da... Dai, Inuyasha, Le punta. orecchie. Cioè, come se io potessi... Come se io potessi avere di tutto, no? Nel senso, pensavo che magari mi chiedesse non so, un turbante rosso, una parrucca bianca, invece Già no, rosso. le orecchie di Inuyasha mi mancano, insomma. Non, Poteva chiederti una spada, poteva una, chiederti la vuoi la spada di spada? Inuyasha. Ah, questo. No, non ci sono spade qui, mi dissocio. Mi Mi ha dissocio. convinto. Ma ascolta un po' il secondo. Dopo Inuyasha cosa leggiamo? Boh, scegli te. Scelgo io, si fida di me. Cos'è che volevo dire? Ma sai che oggi è la giornata internazionale del gatto? Non lo sapevo. Vuol dire che tutti i gatti oggi devono essere festeggiati. Ma non Non lo vale sapevo. proprio come Inuyasha. Inuyasha è un cagnolino. Inuyasha Esatto. E lo chiamano tutti cagnolino. è un mezzo cagnolino, quindi non, il nostro non andrà d'accordo, giusto? No, è un po' difficile. Bene, ti libero perché altrimenti Twitch ci banna perché abbiamo minori in, in Non live. si può. E non so se si può, onestamente non lo so, non mi pongo il problema. Ok. Step by step. Saluto. Ciao. Buona serata. Ciao! Bene, allora dopo questa intromissione possiamo tornare alle cose serie. Oggi è giornata internazionale del gatto. Mi sono vestito a festa, tra l'altro, con da qualche parte ho la spilla del... Nostro gattone, cioè il nostro gattone mi assomiglia più a una farfallina, però è il nostro gattone dei 20 anni. Siamo qui per parlare di Rumiko Takahashi e aspettiamo tanto le ambulanze che passano da Rossella. Mi stanno venendo a prenderti, però. No, Allora, no. per fortuna, in questo periodo qui è meglio non sentire le ambulanze, ma Infatti. stiamo aspettando anche Lara, che è un'altra grande appassionata di Inuyasha, cioè di Inuyasha, di Rumiko Takahashi. E dovrebbe mancare qualche minuto e poi arriverà insieme a noi. Sì, in realtà l'ho pagato per esserci, visto che qualcuno chiede come se ho pagato Manuel. Sì, in realtà ho scambiato questi 3 minuti per 3 euro su Fortnite. Non ho idea di cosa possa comprarsi con 3 euro, però lasciamo perdere. Allora, parlando di Rumiko Takahashi, io dico sempre che vabbè, straordinaria autrice, la conosciamo tutti quanti, è una definita la regina delle mangaka, la regina dei manga, e però io dico sempre che per comprendere al meglio un'autrice bisognerebbe andare un po' nel profondo, a scavare nel passato per comprendere esattamente quali sono le impronte che ha preso la sua carriera sin dalla giovane età. Noi sappiamo che oggi Rumiko Takahashi è piuttosto anzianotta, nonostante lavori veramente una stacanovista esagerata, e Rossella può essere testimone di questo, visto che tu sostanzialmente leggi tutto di Rumiko Takahashi. Sì, ma i volumi di Mao escono, cioè, a profusione, non lo so quando li disegna, ma quant'è che esce? 2 anni e siamo al ottavo numero. Insomma, va molto spedita, mi stupisce. È veramente eccezionale.
Però Rumiko Takahashi in giovane età, noi sappiamo che non aveva preso la piega dei manga che ha proposto poi successivamente. Lei si unisce praticamente alla corrente Gekiga, grazie soprattutto a Kazuo Koike, ne abbiamo parlato l'altra sera, l'autore di Lone Wolf and Cub, di Lady Snowblood, lo sceneggiatore di quei manga, e prende appunto la corrente Gekiga attraverso, diciamo, cioè, quando sostanzialmente nasce la rivista Garo, che è un po' non plus ultra, un po' l'origine del Gekiga, lei si iscrive alla scuola di Kazuo Koike, dove impara un po' di più il genere kupo, il genere un po' più duro, un po' più drammatico, un po' più horror, e poi però si divide da tutto questo improvvisamente per scrivere Lamu. Lamu è un manga storico, è un manga che tutti quanti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita, e lei ha detto che inizialmente non aveva intenzione di orientarlo sulla storia che poi abbiamo conosciuto lungo tutto l'arco delle pagine. Però io credo, insomma, che il risultato sia stato veramente straordinario su tutti i punti di vista. Lei vinse poi anche un premio Shogakukan, scusami Rossella se cito, sì. Se cito male, tra l'altro sia come miglior serie shonen sia come miglior serie shoujo per Lamu, e questo è un risultato molto particolare, giusto? Sì, già che ogni tanto quando danno questi premi, cioè poi fanno i target un po' a modo loro, per esempio è capitato anche questi premi che dessero miglior shoujo a un josei, per dire, quindi ogni tanto li, cioè quando devono dare questi premi, i target li modificano un po' a modo loro. Sì, ecco, consideriamo poi inoltre che in quel periodo Rumiko Takahashi aveva un po' scombussolato l'editoria giapponese, perché fino ad allora c'erano soprattutto, non ne abbiamo parlato spesso qui, i target, seinen, shoujo, shonen, josei, perché chiaramente si voleva dare in mano alle persone giuste il manga giusto, soprattutto da quando gli adulti hanno cominciato a leggere i manga anche in Giappone, quindi siamo negli anni 50, 60, e avevano bisogno dei loro manga, non erano più attratti dai manga per adolescenti, quindi avevano bisogno di manga per adulti. Però poi arriva Rumiko Takahashi, che sconvolge tutto questo, perché i manga di Rumiko Takahashi, forse per primi alla pari di Mitsuru Adachi, non hanno una collocazione. Lo vedremo poi anche successivamente nell'arco della serata con i manga appunto presentati da questa autrice, chiaramente. E, all'interno di Lamu troviamo anche un pizzico di fantascienza. Io sinceramente questa fantascienza non l'ho più a memoria ritrovata nelle opere di della Takahashi successivamente, non so se sei d'accordo. Effettivamente, cioè, ci sto pensando per la prima volta. Boh, ma sai, anche nelle one shot mi sa che non ci sono stati più elementi fantascientifici. Mi sa di no. Però noi sappiamo che comunque è un'autrice che ha spaziato, adesso lasciamo andare a perdere i target, mettiamoli nel cassetto per un attimo, sì. nei generi è andata veramente, sì, a toccare praticamente di tutto, ripeto, poi lo vedremo lungo tutto l'arco della serata, perché comunque all'interno di Lamu abbiamo le prime basi del folklore, con gli oni, gli orchi, sì, le leggende, i demoni, con questa, diciamo così, con questo personaggio, Lamu, che chiaramente invitava forse di più il pubblico maschile, però come dicevo prima, Lamu e Ataru non erano inizialmente i veri protagonisti del manga, nel senso che lei disse che aveva scritto una sorta di one shot su, sì, Lamu, sì, ma non pensava di improntarlo unicamente su di lei, però ha visto che avevano avuto un successo clamoroso di pubblico, con tante risposte, con tante, appunto, con tanti ringraziamenti di questi personaggi, che allora a quel punto lì ha deciso ufficialmente di aprire questa serie, che poi è stata anche abbastanza lunga. Sì, ma tra l'altro la one shot noi l'abbiamo letta, perché è in uno dei primi Runic World che sono stati pubblicati, no, negli anni 90, mi pare nel, no, secondo... Era il 90 qualcosa, e quindi c'è insomma quella one shot, e poi sì, alla fine comunque quello che è venuto fuori sostanzialmente è stata una cosa abbastanza diversa dall'idea originale. Mm-hmm.
Ma poi se tu vedi anche, se tu leggi i primissimi numeri di Lamu e poi da un certo punto in poi fino alla fine, tu vedi che il personaggio stesso di Ataru è completamente diverso, perché lui all'inizio è uno sfigatissimo, cioè gli va tutto storto, veramente lo sfigato, e poi invece alla fine Ataru veramente si prende il ruolo di protagonista e anzi è lui che fa le magagne agli altri. Sì. Quindi secondo me anche il corso ha un po' poi modificato la personalità, e anche la Mu comunque era abbastanza diversa all'inizio. C'è una domanda tra l'altro che secondo me è molto interessante, cioè chissà come mai la Mu piaceva. La Mu nel senso di ragazza o la Mu come serie? Cioè, secondo me lui intende come serie, cioè magari un po' straniva il... la bellezza di quel manga in quel periodo, non lo so. Effettivamente, secondo me, sarebbe bello catapultarsi in quegli anni del Giappone. Io credo che fosse qualcosa di veramente fresco, qualcosa di veramente divertente, lo è ancora oggi chiaramente, però all'epoca sicuramente era qualcosa di totalmente nuovo, e comunque di un'autrice nuova, perché non si era mai presentata a grandi linee al pubblico giapponese, per cui anche il tratto, il disegno, tutto quanto incuriosiva. Se oggi può sembrare un pochino vecchiotto il disegno da Takahashi, insomma all'epoca comunque era tranquillamente in linea, sì, poi comunque sì. Lo è stato per tanti anni. Io infatti a chi ha iniziato la Mu adesso ho sempre detto non ti spaventare per il disegno dei primi numeri, e poi diventa più carino, più morbido, però all'inizio effettivamente i primi numeri, cioè li vedi oggi un attimino, soprattutto se sei un lettore un po' più novello, magari storci il naso, che non sono proprio bellissimi. Adesso no, ok, adesso ho capito il messaggio di Miro che diceva, no, intendevo ragazza, nel senso che chissà come mai era piaciuta tanto da farci una serie sopra. Beh, sì, era molto affascinante la Mu, nel senso che alla fine era comunque un personaggio con costume leopardato, che proveniva chissà da dove, per cui c'era un po' quel suo fascino, poi soprattutto una serie animata, perché comunque era una serie animata per bambini, e c'era questa avvenente, diciamo così, questo avvenente personaggio che chiaramente attirava tantissimo. Pubblico maschile. Pubblico maschile sicuramente, però io credo che anche il pubblico femminile comunque in qualche maniera riusciva un pochino a trovare... a trovare qualcosa di se stesso all'interno di Lamu. Cioè, tu pensa che lei, vabbè, lei si è autoimposta fidanzata, però diciamo, la fidanzata che viene cornificata, diciamo, dal fidanzato continuamente e lo vuole fulminare fino alla morte, penso che lì ogni ragazza dice brava Lamu, hai fatto bene, anch'io avrei fatto così, quindi magari anche le ragazze si potevano identificare in quello che faceva lei. Poi vabbè, la storia comunque è divertente, io penso che fosse una comicità molto da quegli anni, una comicità giapponese tipica di quegli anni, tanto che oggi magari la Takahashi ti fa le stesse battute circa che usava in Lamu, e oggi magari ti sembrano vecchie, cioè magari oggi non stonano un po', a meno che tu non conosci la Takahashi e sai che quelli sono proprio le sue gag, i suoi modi di fare gli sketch, e quindi ti piace proprio perché è suo quel modo, molto suo. Sì, avete ragione, costume tigrato e non leopardato. Io e la moda andiamo avete perfettamente ragione, tigrato il costume di Lamu. E tra l'altro poi la Takahashi, cambiando un attimo discorso, in quegli anni scombussolava anche per un altro motivo. Nel senso che mentre tanti autori, autrici disegnavano per le case editrici, erano sostanzialmente dipendenti delle case editrici, avevano la loro scrivania all'interno, erano impartiti, a cui erano impartiti ordini, alcuni di questi proprio stavano veramente malissimo sotto gli ordini delle case editrici, che sappiamo sono veramente pressanti perché devi uscire sulla rivista ogni settimana, eccetera, eccetera. Rumiko Takahashi, forse per indipendenza, forse anche per il successo che poi ha avuto la Mu, decide di autoisolarsi con un proprio studio di produzione,
accerchiata da donne che proprio in puro stile girl power che in quell'epoca credo che fosse alquanto strano. Lei ottiene un successo straordinario, non soltanto i premi, ma proprio la Mu viaggia con Fievele e arriva in quegli anni, successivamente alla Mu, Mesoni Koku, che è uno dei miei manga preferiti, l'ho messo anche nella top 6 nel mondo. È un manga più sentimentale, possiamo dirlo, rispetto alla Mu, un manga molto diverso, che tra l'altro la stessa Takahashi ammise successivamente che non aveva pronta una sceneggiatura su Kyoko, su Godai e quant'altro, ma andava sostanzialmente a improvvisare tavola per tavola, pagina per pagina, cercando di incanalare la strada in una direzione che però poi non sapeva dove sarebbe finita. Io mi ricordo che ho letto tanto tempo fa, forse era su un K Magazine, un'intervista alla Takahashi, dove le chiedevano cosa avesse ispirato Mesoni Koku, e mi ricordo che lei ha risposto che nell'appartamento in cui stava in quel periodo aveva di fronte una pensione, e dice ci abitava, vedeva entrare e uscire da questo posto gente un po' particolare, e poi ricordo che diceva che c'era un ragazzo che aveva appeso dei guantoni da box fuori dal suo balconcino, e niente, sto andirivieni di gente particolare, misteriosa. Mi ricordo che diceva anche che c'era un tizio che poi da lì, tu leggendo, dici ok, è quello che ha ispirato Yotsuya, perché quello è stranissimo, cioè tu non sai nulla di lui. E lei si è fatta ispirare da questi suoi dirimpettai di condominio, in pratica. Questa cosa mi è rimasta impressa. È quasi un'autobiografia, in pratica. Sì, lei ha visto quel condominio e su quella gente ci ha scritto la sua storia. Ma tra l'altro poi hai detto guantoni da box. Da box, e, sì, mi ricordo questo dettaglio. Viene in mente poi il manga che farà successivamente, dopo Mesoni Koku, ne parliamo dopo, però insomma, sì. Se parliamo di guantoni da box, se parliamo di Rumiko Takahashi, non può venire in mente One Pound Gospel. Ma cioè, tra tutti i manga, io ho sempre reputato il manga migliore da Takahashi, nel senso che non è il manga probabilmente più originale, più particolare, perché poi insomma Takahashi ha fatto delle opere veramente coloratissime, anche pittoresche, bizzarre, anche più divertenti. Però io la tenerezza che ho trovato all'interno di Mesoni Koku, in quella storia che si vede lontano un chilometro, che sarà una storia d'amore, si vede lontano un chilometro, che prima o dopo l'autrice farà convogliare, diciamo così, tutto quanto in quella direzione. Però io, soprattutto poi sul finale, ho provato veramente un colpo al cuore, cioè veramente un turbinio di emozioni, insomma. Sì. Non so se anche, sì, te è piaciuto, anche a te è piaciuto così tanto. Sì, Mesoni Koku è uno dei miei manga preferiti. Però anche lì all'inizio magari non pensi che poi si sviluppa nel modo in cui effettivamente si sviluppa, cioè in maniera più seria, profonda, romantica, perché all'inizio comunque va molto sulla commedia Mesoni Koku. E invece poi inaspettatamente diventa anche qualcos'altro, è bello, sì, per tanti motivi, anche perché io dico sempre che lei lì ci ha messo tutto il romanticismo di una vita, cioè lei tutto il romanticismo della sua vita l'ha buttato in Mesoni Koku, e poi per il resto, insomma, io dico sempre che lei è estetica di romanticismo, perché per quanto ci possa essere il Ranma in Inuyasha, però non c'è paragone con Ranma, quella. Il Ranma poi ne parleremo, però è comunque un amore molto combattuto nel vero senso della parola, sì. Non vediamo un grande avvicinamento, diciamo così, passo dopo passo, eccetera, eccetera. Noi, cioè, al di là di tifare per Godai, poi comunque, come qualcuno diceva, resta un manga divertente Mesoni Koku, sì, perché soprattutto all'interno del condominio ci sono di quei personaggi che... Sì, signori Cinosa. Cioè, come si chiamava il personaggio che sbucava dalle pareti con le bandierine, e non mi ricordo il qualcuno in chat. Yotsuya.
Il esatto. tizio. E poi c'era la signora Cinosa, era quella che quando beveva poi cominciava a parlare con no, lei era la mamma, lei i ventagli. Ok, sì. E, cioè lui veramente mi faceva morire, cioè ogni volta che mi sbucava fuori sì. dalle pareti, mentre lui era lì che stava facendo delle riflessioni, sì, sbucava sì. fuori, scavava nella parete, saltava fuori. Il buco, veramente il famoso di... buco. Qualcosa, sì. qualcosa di veramente meraviglioso. E sì, dopo sì. già chiaramente la trama è, al di là del seinen, che ripeto, il target è relativamente importante, però io l'ho trovata un'opera... anche abbastanza matura, Mezzo Nikkoku, al di là delle risate, comunque abbiamo un personaggio protagonista che è una vedova che comunque è sempre, diciamo così, fedele al proprio marito, che lo va a trovare spesso al cimitero, eccetera, eccetera, e abbiamo l'altra parte, Godai, che cerca di intromettersi e cercare di darle una nuova vita, cioè un qualcosa di nuovo, visto che comunque è una giovane donna, una bravissima donna, è una buonissima e tenerissima. È bella pure. È bella e tutto. Infatti poi hanno anche dei rivali, saranno dei rivali strada facendo che sono più appetibili forse di Godai, che in realtà è un mezzo... È un po' fatto alla sua maniera, no? Fatica a relazionarsi, fatica col lavoro, fatica un po' in tutto, è un po' uno scapestrato, però è innamorato di Kyoko, lo si capisce sin da subito, sì. lo viene sin da subito descritto nelle pagine del manga, e ovviamente tifiamo tutti per lui. Sia la Mu che Mezzo Nikkoku, possiamo dirlo, la Takahashi è roba di Star Comics. Sì. Lo è sempre stata, ma a memoria credo che abbia sempre... Sì, l'ha editato sempre. Sì, sì, sì. Prima io avevo un volume di Lamu, di Granada Press. Granada Press, sì, sì. Che aveva fatto sia Lamu che Mezzo Nikkoku, mi sembra. Da lì in poi sostanzialmente è sempre stato materiale di Star Comics, che l'ha sempre portata in palmo di mano, giustamente, perché comunque è un'autrice molto conosciuta, molto apprezzata comunque dal pubblico. Oggi non so come siano le vendite della Takahashi, però io credo che abbia talmente tanti affezionati di una generazione diversa come la nostra, per cui riesce comunque ad essere... diciamo così, interessante, almeno per quella generazione. Gli adolescenti, non so nemmeno in Giappone come funzioni dal punto di vista degli adolescenti e appunto delle letture. Tu che sei una mangiatrice di classifiche. Ma allora, in realtà Rin non è che vendeva benissimo. E Mao finora, sì, entra in top 20, però magari non ti fa i numeroni. Ma io penso, la Takahashi per me... Cioè, tu pensa che di Rin ne hanno fatto 3 stagioni dell'anime? Cioè, ha avuto 75 episodi, che non è da tutti al giorno d'oggi. Quindi penso che magari è un'autrice per cui non conta tanto la vendita del volume in sé. Cioè, alla fine tu la continui a pubblicare perché è la Takahashi, perché c'ha i suoi affezionati. E secondo me, appunto, molti dei suoi lettori sono i lettori che lei aveva una volta, che sono cresciuti e continuano a leggerla. Per questo io dico che quando tu ci ritrovi, alcuni dicono che Rin è stantio perché ricicla le battute di Lamu, di Ranma, però secondo me lei lo fa apposta, proprio perché lei ha quel pubblico che la segue, perché lei è così e fa così. Quindi sì. Cioè, secondo me è un pubblico fedele, lei è fedele a se stessa, e al pubblico, al suo pubblico evidentemente piace. Magari non riesce ad allargare la cerchia, facendo così, non riesce a prendersi lettori magari più giovani, lettori di shonen un po' più free, però io penso che lei faccia così perché le piace così, le sta bene così, e al suo editore sta bene che lei faccia. Quello è, diciamo così, cioè è il suo stile, è uno stile inconfondibile, è uno stile che lei porta avanti da decenni, perché alla fine... Parliamo dagli anni 70 arrivare al 2020, sono 50 anni, lei
se non sbaglio, del 1957. Sì, ne parlavamo, forse il primo imperatore dovrebbe essere sì, un 1957, quindi insomma siamo a 64 sì, anni. E io credo che... No, però loro ho sbagliato io qualche calcolo, perché già la Mu è a fine anni... di che anno è la Mu? 1978. La Mu è del 78. Ok, quindi... vabbè, allora l'ho fatto giovanissimo, 21 anni. Sì. Mamma mia, sì, sì. Artista, cioè se ci pensiamo 21 anni già disegnava la Mu. E... Sì, ma infatti ecco nei commenti, io concordo con il commento che dice cosa possiamo chiederle oggi dopo tre capolavori come la Mu, Ranma e Meso di Coco. Cioè effettivamente non sta scritto da nessuna parte che uno poi debba sfornare capolavori per tutta la vita. No, c'è no, magari no. Chi lo fa, eh? Magari c'è chi ci riesce, non lo so. Mica tanti però. ma appunto, cioè non è scontato, ovvio o doveroso che lei debba continuare a fare il successo e il manga perfetto come Meson Ikkoku. Che poi tra l'altro questo messaggio ci addentra un po' nel prossimo argomento, nel senso che abbiamo detto anche prima, i guantoni da Vox e One Pound Gospel, il manga in cui c'era protagonista una suora sostanzialmente e un giovane pugile che facevano amicizia. Ci sarà sostanzialmente una bella introspezione, un bel intreccio tra le loro due storie e qui mi fai, diciamo così, partire il Rumiko Takahashi storia breve, perché serie breve, perché in tantissimi lo hanno notato anche recentemente, sempre per Star Comics lo diamo per scontato. Con il recente A cena con la strega, dove in pratica in tantissimi hanno ritrovato un po' di Rumiko Takahashi che forse per un po' di tempo ci era mancata, no? E io parlando anche con te ti ho detto ultimamente mi piace di più quasi nelle storie brevi che neanche nelle serie lunghe. Ma secondo me è bello il fatto che lei faccia, si dedichi a tutte e due le cose, che lei comunque le one shot continua a farle e allo stesso tempo ti deve fare una serie breve, che secondo me, poi non lo so, dovremmo chiedere a lei se mai potremmo intervistarla nella nostra vita, che magari lei un manga come Rin lo fa proprio per divertimento, cioè secondo me lei si diverte a fare quel tipo di manga, mentre magari con una one shot, come quelle che abbiamo letto in A cena con la strega, è un attimino più riflessiva, più seria, passami il termine, però questo dovremmo chiederlo a lei. Purtroppo non fa una serie decente da Inuyasha in poi, Kirio. Io potrei dire che neanche Inuyasha... no, tra l'altro tu hai detto prima di se mai un giorno potessimo intervistarla, e io ricordo che questa domanda io l'ho fatta a Starcomics penso 12 volte, ma purtroppo è una persona molto anziana, che se non sbaglio ancora... oddio, anziana. Dai! Diciamo a una certa età, insomma, anche può per viaggiare, dai. Può viaggiare ancora, però se sì. Non sbaglio ancora la madre, che quindi lei è molto legata alla madre, non la lascia sola, tra virgolette. Non so se poi era della fine, è andata ad Angoulême, dove fu premiata anche nel 2017. Io ricordo perché volevamo andarci, è anche stato sì. Vederla dal vivo, però proprio Angoulême in culo ai lupi, è una... proprio in arriva, cioè non dovresti farti ore e ore di macchine, perché l'aereo atterreresti forse tipo a Bordeaux, poi dovresti farti a noleggiarti la macchina, poi andare, è una cosa assurda. Sarebbe veramente bello se un giorno arrivasse Rumiko Takahashi, credo che sarebbe la coronazione di un sogno per tanti, sarebbe veramente a spanne l'autrice più grande che ci è mai stata Lucca, ma proprio... spannissimi, sì, abbiamo avuto tanti di grandi autori, cioè nel senso ce ne sono stati, però come Takahashi credo che sia qualcosa di veramente veramente pazzesco, quindi se ci sono all'ascolto, facciamo una colletta all'ascolto facciamo una colletta e la portiamo, insomma la signora Takahashi che ci ascolta, diciamo, sì, venga in Italia, poi la accogliamo, dovrebbe essere in linea, insomma dovrebbe essere in chat, venga in Italia. E in termini di serie brevi, so che dopo si fa un passo un pochino più lungo, arrivano in quegli anni anche Rumik World, Rumik Theater,
la saga delle sirene, che probabilmente la saga delle sirene è quella che avvicina di più la Takahashi ai suoi studi con Kazuo Koike, visto che comunque ci sono temi un po' più cupi rispetto, diciamo così, alle goliardate, ai momenti divertenti, comunque ancora riflessivi, delle serie brevi che troviamo in Rumic World, Rumic Theater, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso che la saga delle sirene toglie un po' la commedia e inserisce un pochino di più quello che è la tragedia umana. Ed è strano, comunque, credo che sia una delle poche rappresentazioni della Takahashi. Come dicevo prima, va a toccare tantissimi generi, tra cui lei questo. Aveva fatto, comunque c'era il primo volume di Rumic World, che erano quattro, mi sembra, tutte storie a tema horror. Quindi, insomma, ci aveva comunque già aveva sperimentato. Io mi ricordo che quando ho scoperto la Takahashi, io l'ho scoperta con Ranma, e leggevo proprio che lei avesse come maestri Ikigami, Koike, dicevo, ma questa cosa c'entra con loro? Perché mi ricordo che su K Magazine veniva pubblicato su K Magazine qualcosa, forse di Ikigami, non mi ricordo, c'era qualcosa comunque in quel periodo che io vedevo e dicevo, ma come fa a essere allieva, tra virgolette, di cioè non è proprio possibile. E poi anche quando nel volume Gli uccelli del destino c'è pure un capitoletto finale che si incrocia con Adachi, in cui tutte e due parlano un po' delle loro esperienze, e lei proprio parla del fatto che leggeva tutto questo tipo di riviste come Garo, tutta questa roba forte, in un certo senso pesante, cioè non ti nomina. Abbiamo un ospite che finalmente si unisce a noi. Ciao Lara! Buonasera! Buonasera! Tutta la nostra chat ora deve salutare Lara, che finalmente è riuscita ad unirsi. Purtroppo per impegni non è riuscita ad essere qui alle 8:30, però sei qui tra noi finalmente. Sei mai stata ospite di questa rubrica? No. Sei mai stata ospite? No. No, è la prima volta che ti vedo. Stavamo parlando di Rumiko Takahashi, ovviamente, abbiamo discusso di quello che sono i primissimi manga, abbiamo parlato di appunto della sua passione da giovane per ogni tipo di lettura, perché al di là di essere allieva di Kazuo Koike, allieva, insomma, che frequentava un po' la sua scuola, lei ha dichiarato di adorava Devilman, adorava i comics, Spider-Man, insomma, ha una diciamo così, un'impronta, una corrente che è andata proprio a pescare un po' dappertutto, e appunto dopo la Mu, dopo Mesonikoku e le storie brevi, la fa approdare in quello che, a detta di tanti, è il suo manga numero uno, ossia Ranma Mezzo. Probabilmente il primo manga di tanti, penso, è il mio anche. Anche per te, la Lara? Takahashi, quindi. Sì, con la Takahashi, sì. Quindi Ranma, e poi arrivò in Inuyasha, e solo nel mentre poi recuperai, per esempio, la Mu. Però sì, anche per me Ranma è stato il primo. Sì. Ma tra le altre cose, io prima ho parlato che Takahashi fu un po' scombussolò le case editrici, scombussolò i target, eccetera, eccetera. Però c'è da dire che andò a toccare dei temi che erano sacrissimi in Giappone, perché, diciamo così, il kung fu che è presente in Ranma come arte marziale, come tra virgolette sport, è praticamente sacro in Giappone. E in più abbiamo questo personaggio che ha la capacità di trasformarsi in donna, capacità, a questa sorta di, potremmo chiamarlo, maledizione che lo porta a trasformarsi in donna, poi ancora in uomo, quindi c'è un po' anche questo giocare con il genere, che chiaramente non era solito in Giappone per un popolo così conservatore, era qualcosa di assolutamente atipico per un manga Oddio. Per ragazzi.
Sì, però sai, secondo me rimane con, nell'ambito del, di quel giocare con il genere che in realtà fa parte un po' da sempre della società giapponese. Quindi dopo che avesse delle implicazioni, sì, che poi cioè, Ranma lei e baciava a cane, quindi tecnicamente era un bacio lesbo, quella è un'altra cosa, ok, quello, capisco, ci sto, però il concetto del... sì, in Ranma non è travestitismo in realtà, però sì, in realtà io lo vedo più, sì, appunto sul fatto del che si vedeva concretamente un bacio tra due ragazze, però non tanto il fatto che lui passava di genere, perché quello secondo me era qualcosa non così dissacrante, ecco, non così dissacrante. Che fai? Però sai cosa? Pensavo anche a Menzoni Koku, non so come fossero le cose negli anni in cui lei in Giappone, negli anni in cui ha scritto Menzoni Koku, però anche lì lei ha messo come protagonista una donna vedova che comunque si era trovata il suo lavoro, che non voleva più comunque avere delle relazioni, quindi dipendere diciamo da qualche uomo, cioè era una donna comunque indipendente, Kyoko. Sì, 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 forse sì. Quella era pure una cosa un po' particolare per i tempi, una cosa un po'... E anche il fatto che Godai fosse un Ronin, che sostanzialmente è un povero reietto della società, e che lei lo abbia piazzato come protagonista, e pur mettendo sempre in evidenza il suo essere un Ronin disoccupato, senza il lavoro fisso, che fatica ad entrare in azienda, e queste secondo me sono cose che... Non è che qualunque autrice avrebbe messo proprio al centro di un suo manga, quindi probabilmente anche con Menzoni Koku per i tempi ha fatto una cosa particolare. Sì, sempre considerando che poi avevamo comunque all'interno un personaggio femminile estremamente forte, al di là di Ranma, ma comunque avevamo dei bei personaggi, dei personaggi molto ben caratterizzati e secondo me è stato probabilmente il manga più ricco d'azione, più imprevedibile forse in assoluto da Takashi. Probabilmente è anche per quello che è riuscito a fare così breccia, insomma, nei cuori degli appassionati lettori. Come dicevo prima, alla fine Takashi, tra colori, folklore, comunque bizzarrie varie, si è sempre cimentata, ci ha sempre deliziato con tante belle opere e quant'altro. Però secondo me la rappresentazione probabilmente più emblematica, diciamo, Colorata. della sua carriera, si può dire che sia in Ranma. Sì, anche cioè personalmente io preferisco la Mu a Ranma, però è indubbio che in Ranma ci siano tantissime cose che possono far presa e che possono essere un appiglio per tantissimi tipi di lettori diversi. Io personalmente, vabbè, all'epoca di quando mi sono approcciata a Ranma era un po' il periodo in cui un po' tutti iniziavano a leggere i loro primi manga, quindi noi abbiamo avuto quello, abbiamo avuto Sto Vide leggendo, Verlai, scusami, abbiamo avuto ti interrompo, ma Dragon Ball. leggo nei commenti che in tanti stanno appunto commentando che è il primo manga, la prima, il Cioè, primo entry level, insomma. quindi cioè, è un po' appunto come il Dragon Ball che riesce a catturare tante cose e forse noi abbiamo anche avuto fortuna ad avere Ranma come uno dei primi manga che abbiamo potuto leggere in Italia. E a me boh, cioè di Ranma devo dire che le cose che più all'inizio mi hanno colpita sono quelle tipicamente giapponesi, quindi la vecchina che butta l'acqua in strada per raffreddare, che scoprimo. O il classico salaryman che è presente più forse nella Esatto, serie Brain. e Ranma con il Nikuman in bocca o con i taiyaki in bocca e Ukyo con gli okonomiyaki, cioè per me è quelle cose lì che le vedevo per la prima volta con il loro nome. E con la nota che mi spiegava cosa caspita fossero, e cioè, a me personalmente era quella lì, cioè quella rappresentazione di una quotidianità, però ricca di così tanti elementi
che noi non conoscevamo e che pian piano arrivavamo a conoscere. Il solo fatto di quella stramaledetta teiera di acqua calda, le abbiamo anche noi le teiere, però fatte così sono proprio le teiere orientali. Cioè, sono proprio quegli elementi, sì, del contorno, del contesto, che a me hanno catturato tantissimo. Non ecco, solo quello, chiaramente. Sono completamente d'accordo con te, nel senso che il costume giapponese che è rappresentato all'interno dei manga della Takahashi alla fine è sempre, quasi sempre presente all'interno dei manga della Takahashi. C'è quella quotidianità che parlavi tu, lo slice of life, veramente meraviglioso. Certe volte poi sono personaggi non secondari, di più ancora, che però in qualche modo non solo vengono inseriti, ma hanno la loro piccola battuta, hanno il loro piccolo modo di esserci, e non sono soltanto da contorno, e sì, il sorriso lo strappano. Sì, beh, ma appunto la becchina è sempre tra i piedi, con quel momento sbagliato, con quell'acqua, la nostra è molto sbagliato, sempre lì. La babbiona risale ancora all'epoca proprio. E all'epoca non sapevamo che fossero le babbione. Non sapevamo. Le famose babbione, ci sono storie dietro le babbione, sono anime clip che è meglio non percorrere, sono foto che non si possono descrivere di babbione, soprattutto ironiche che salutiamo, è un grande esperto di babbione. Di babbione giapponese in Giappone, precisiamo. Sì, in Giappone, sono le storie che provengono dal Giappone queste, quindi non si possono descrivere. Perché ciò che si fa in Giappone resta in Giappone. A proposito, non l'ho detto, sennò poi mi tirano le orecchie, però insomma questi tre manga, soprattutto questi tre grandi manga che sono Lamu, Ranma Mezzo e Maison Ikkoku, hanno recentemente avuto una riedizione, una perfect edition, che rende onore a questi manga. Adesso, ultimamente, forse Maison Ikkoku non è reperibilissimo, da quanto so che comunque Star Comics ci sta lavorando. Sappiamo tutti che in periodo di Covid è difficilissimo lavorare sui manga, soprattutto avere tempo per ristampare. Ecco qui. Ah, ok, l'edizione è proprio diciamo iper collezionistica di Lara, che tra l'altro ho letto che qualcuno prima, cambiando un attimo il discorso, ci distogliamo un secondo da Takahashi, prima qualcuno ha detto: ma non parlate di 20th Century Boys, dell'annuncio di Planet Manga. Sì, ne parleremo sicuramente strada facendo, è un annuncio sicuramente importante. Ci sono persone anche un pochino scontente in questo, più che altro le fumetterie, perché come sapete ieri, Panini ha annunciato che verrà ristampato tutta la vecchia edizione di 20th Century Boys, che appunto torneranno disponibili quei 22 numeri fatidici che sono introvabili, ce l'ho in libreria e me li tengo stretti, ma e c'è stata una corsa ai numeri, andare a cercare i numeri che mancavano delle ristampe per poi annunciare una new edition probabilmente fine anno, inizio dell'anno prossimo, e chiaramente le fumetterie che si sono fatte l'ordine mega galattico di numeri in ristampa praticamente subiscono un po' un danno, perché tutti quanti adesso vanno a togliere dalla casella l'edizione vecchia per avere quella nuova. Io chiaramente sono contento, cioè nel senso sono contento anche non per le fumetterie, chiaro, sono contento per la nuova edizione perché l'aspettavo da tanto tempo. Forse sul dialogo, sulla corrispondenza, sulla vicinanza in questo ultimo periodo alle fumetterie, devo dirlo, Panini potrebbe fare qualcosa di meglio, perché non è la prima volta, è capitato con l'Illustration Book di Slam Dunk, è capitato con la vendita delle Steel Box di Bleach e di Death Note unicamente attraverso lo shop di Panini. Insomma, si potrebbe fare un pochino di meglio, stare un pochino più attenti in modo tale che le fumetterie non abbiano questi danni in questo periodo, che sono chiaramente già abbastanza martoriate da tutto quanto, o sbaglio? Sì, però dai, magari come dicevamo oggi c'è chi si prenderà l'edizione vecchia, tra virgolette, e chi invece penserà alla nuova. Cioè non è che tutti ora vanno a comprarsi la nuova necessariamente, quindi magari dai, anche gli ordini fatti. Ma
Diciamo che ho letto di tante persone che più che altro aspettano di capire il costo, il tipo di edizione per poi scegliere quale. Però tante volte abbiamo detto anche qui che è bello avere la doppia possibilità, quella di avere la Perfect Edition, magari più costosa, e quella che noi chiamiamo ogni tanto la Peasant Edition, che in questo caso non lo è, perché alla fine è un'edizione. Perché alla fine l'edizione di 20th Century Voice, quella vecchia, è comunque una buona edizione, insomma, da 200 pagine con sovracopertina, eccetera, eccetera. Per cui è un bel vedremo, insomma, scopriremo poi strada facendo quello che succederà. Torniamo però alla nostra Rumicona, la nostra Rumicona nazionale, la regina del manga. Abbiamo parlato di Ranma, che è piaciuto a tutti. Adesso ci addentriamo in un manga che so che non è piaciuto a tutti, ma che abbiamo avuto prima, tu non c'eri, Lara, ma abbiamo avuto qui uno sponsor in partenza. C'era qui mio figlio che sponsorizzava Inuyasha, che sponsorizzava la lettura di Inuyasha per la felicità di Star Comics, e arriva appunto Inuyasha e ritorna un po' quello che è il folklore, quindi ancora demoni, spettri, leggende popolari, un po' tutto, diciamo, l'insieme che avevamo già visto un po' in altre opere di Rumiko Takahashi, no? Abbiamo l'essere mezzo demone, mezzo uomo, un po' come in Ranma, che era un po' mezzo e mezzo. Abbiamo il divertimento, possiamo dirlo, che era prettamente di Lamù, soprattutto di Lamù, proprio nelle risate. Abbiamo un po' di romanticismo alla Maison Ikkoku, e abbiamo un po' anche quella venatura un pochino più horror della saga delle sirene, o le battaglie che poi vedevamo in Ranma. Per cui, secondo me, alla fine in Inuyasha abbiamo un po' un insieme di tutte le opere precedenti da Takahashi, o è una cosa che ho notato soltanto io? Vai tu, Rossella. Pensando. No, sì, è vero, cioè, c'è di tutto in effetti, c'è il romanticismo, ci sono i momenti divertenti, ci sono i combattimenti, c'è il mezzo, quindi sì, effettivamente è un po' un insieme, c'è l'horror, diciamo, è un insieme di tante cose sue, effettivamente. Io mi ricordo sempre in un'intervista che lei, dopo Ranma, allora, mi ricordo che lei ha fatto un viaggio tipo in Messico dopo aver fatto Ranma, prima di iniziare Inuyasha. E infatti in Italia, si diceva, in Italia deve venire, in Italia. E invece sei andata in Messico. Mamma mia. E diceva, infatti si diceva proprio, ma chissà allora il suo prossimo manga dove lo ambienta. E invece poi in realtà ha fatto una cosa giapponesissima, cioè epoca Sengoku e via, Oni, demoni e via dicendo. Però se dico, ricordo che in questi interviste... Scusami, ma se dico Inumaya è una freddura, quindi, visto che siete in Messico. È bruttissimo. Okay. Sì. Me ne vado. Okay. E comunque freddura. Aveva detto che dopo Ranma voleva fare una serie seria. Diceva che aveva questo desiderio di fare una serie con un protagonista che si comportasse in maniera seria dall'inizio fino alla fine. Ora, che ci sia proprio riuscita con Inuyasha, no. Però, vabbè, comunque rispetto a un Ranma è sicuramente un po' più serio, drammatico. Eppure sai che a me, allora, tu mi ucciderai, perché comunque allora... Come ho presupposto, le tre grandi opere che sono Maison Ikkoku, Ranma e Lamù, per me restano inavvicinabili e comunque un gradino superiore, cioè nel senso che sono delle opere nel loro complesso migliori, che io consiglio maggiormente di questa autrice. Però secondo me Inuyasha ha un merito, il merito di essersi rapportato un po' agli adolescenti, cioè per la Takahashi non era facile, cioè non era facile riuscire, data la sua età, dato il suo bagaglio, dato la sua carriera e quant'altro, riuscire a trovare un manga per giovani. Cioè, alla fine Inuyasha, tra l'animazione, tra comunque le vendite, è stata una serie lunga, sì, che comunque fa ancora chiacchierare, insomma,
abbiamo visto recentemente con Mahmood, la sua canzone Inuyasha, dato il titolo. Mahmood in questo momento è uno dei cantanti di maggior successo in Italia, che piaccia o meno. C'è stata una grandissima diatriba su questa canzone, che dopo ne parliamo, però insomma è un manga che il successo l'ho avuto. Sì, sì, ma infatti io dico sempre, cioè, Inuyasha ha il merito di aver preso una nuova fetta di pubblico per la Takashi, che poi magari non lo so se si è portato avanti con Rin e ora con Mao, non lo so, però io mi ricordo che quando trasmettevano l'anime su MTV, anche molte mie compagne di classe che sostanzialmente non seguivano più anime e nient'altro, hanno un pochino riscoperto, con, sì, in generale con l'anime Night, però proprio Inuyasha ha fatto tornare un po' di gente che aveva lasciato e ha fatto arrivare gente nuova. Cioè, giustamente un ragazzino che vede Inuyasha è una figata. Sì, e tra l'altro... Manuel ce l'ha dimostrato. Tra l'altro, in Giappone ebbe anche un buon successo dal punto di vista della critica, perché vinse anche quello... il premio Shogakukan come miglior shonen, come una categoria miglior shonen, cioè nel senso, quindi è un'altra, diciamo, una gratifica, insomma, un qualcosa di importante, un onore comunque per la Takahashi, essere riuscita a distanza di praticamente decenni, riuscire ad imporsi, e questo, adesso, grande memoria, e io di memoria non ne ho tantissima, è riconosciuto, non lo ricordo di altri autori. No, ma questo è vero, cioè personalmente anche per me, ecco, Inuyasha è arrivato mentre io ero adolescente, e probabilmente è stato il primo manga che in assoluto ho seguito mentre usciva mensilmente. Vabbè, prima versione sottiletta, poi non più, ma comunque è stata proprio la prima opera, credo, di cui io abbia memoria, che ho seguito, sì, proprio con la serializzazione, ecco, e poi con l'anime Night. Quindi per me in realtà Inuyasha all'inizio è stato, cioè, uno dei titoli che più mi hanno coinvolta. Dopo, per carità, no? Dopo ne ho scoperti molti altri, appunto per esempio la Mu io l'ho letto dopo, però al di là di quello che ho visto e ho letto dopo della Takahashi, non, cioè, per me Inuyasha è stato, cioè, qualcosa di importantissimo nella mia adolescenza, cioè una cosa che non posso rinnegare assolutamente. A me piace, è piaciuto, mi è piaciuto tanto come è iniziato, quindi per me le prime 10 sottilette trovo che abbiano un ritmo, un'impronta, uno stile che dopo si è annacquato, si è dilungato, si è smarrito, tutto quello che vogliamo, però ecco, era qualcosa che a me, per come era stato impostato all'inizio, piaceva tantissimo in tutti i suoi elementi. E sta cosa qua probabilmente appunto ha fatto presa in questa maniera, oltre a me, su tantissime altre persone, quindi questa cosa, come dici tu, va riconosciuta, perché effettivamente ha segnato un'epoca. Poi, cioè, e non parliamo dell'anime di andato su MTV, c'è, cioè, anche lì la prima serie era qualcosa di onestamente, cioè, visivamente molto ben fatta. Io mi ricordo che c'era proprio anche una corsa all'home video di Inuyasha, cioè, in quel periodo. Poi doppiaggio italiano spettacolare, musiche, colonna sonora. Che tornando, cioè, al discorso di prima, era quello che ha attirato anche Mahmood stesso, che citavo prima, visto che ha parlato della cicatrice di Inuyasha, e quello deriva dalla serie animata, non deriva dal manga. Per cui, ecco, volevo farvi una domanda. Voi avete visto il nuovo anime citato qui sotto dalla nostra Claude Sun? Sì, io lo sto seguendo. Lo stai seguendo, ti piace? Ha gli stessi difetti di Inuyasha. Okay. O meglio, oddio, allora, parte secondo me con degli elementi buoni, sì. Tanto più per il fatto che mette per protagoniste tre ragazze, quindi non una ma tre, e tutte e tre donne, e tutte e tre ragazze che hanno un bel temperamento, quindi una bella personalità, ciascuna delle tre. Purtroppo però rimane proprio tutto lì,
Quindi è una serie che secondo me non è capace, cioè, quindi lato sceneggiatura piange tantissimo, non è capace, come invece è in tutte le opere della Takahashi, di creare una coralità, per cui non ci sono di fatto dei comprimari che ti aiutano ad alleggerire i toni o a farli più seri o ad avere quel momento, non so, diverso, di sketch, di... Quindi se la fanno e se la giocano queste tre ragazze, in buona sostanza, nel bene e nel male, perché nel bene questo ti consente di vedere, di prendere ogni episodio, di conoscerlo un po' di più episodio dopo episodio, proprio lato slice of life, per carità. A me questa cosa piace, però sostanzialmente è l'unica cosa che ci trovo in questa serie, purtroppo. Perché, per carità, sigle di apertura e di chiusura molto belle, quindi secondo me siamo sul filone di Inuyasha, che ne aveva proposte tante e tutte bellissime. Come colonna sonora ci sono questi richiami alle colonne sonore della prima serie, che però è c'è una sola theme song alla fine, che ricorre sempre quella. Invece su Inuyasha c'era una varietà di canzoni, secondo me molto più ampia, molto meglio sviluppata. Quindi, non so, trovo che Yashaime per il momento sia una grandissima occasione sprecata. Perché, ripeto, parte con dei buoni elementi, ma... E dopo parliamo sempre... Allora, sono un po' rari comunque le serie... derivate che rendono meglio delle serie originali. Quello si fa sempre paragone con l'originale, lo hai fatto anche tu subito, è normale, cioè nel senso è una cosa che rientra nel giudizio, ripeto, normalissimo di ciascun fruitore, in questo caso di una serie animata. Cioè, non ricordo tantissimi esempi in cui il derivato sia meglio dell'originale, però insomma, da come era stato presentato, beh, tu adesso ce l'hai descritto bene, credevo che fosse qualcosa di un pochino accattivante. Adesso non so se qualcuno in chat che ha avuto modo di vederlo, o anche tu Rossella, non so se vuoi darci, visto che l'hai visto, io ho visto solo il primo episodio. Non è che mi fosse dispiaciuto, però io già non amo Inuyasha. Quando è stato annunciato questo progetto ho detto no, ma perché? Cioè, cosa devi dire? Cos'altro puoi dire di meglio di quanto abbia fatto o non fatto l'originale? Quindi veramente poi non mi sono sentita ispirata a proseguire in realtà. Mm-hmm. Sì, l'ho droppato al primo episodio. Forse un giorno lo riprenderò. Boh, io lo riprendo. Quanti episodi siamo arrivati? E 18 mi pare, 17-18. Direi, quindi comunque recuperabile l'inizio. Sì, per carità, ripeto, si lascia anche guardare, però è brutto che alla fine per quel tipo di misteri, se vogliamo chiamarli misteri, che ti ha messo giù, siano gestiti malissimo a livello proprio di scrittura, perché per ora li hanno buttati tutti su un episodio e mezzo. E il resto è tutto un po' un rivisitare proprio le cose che avevamo visto e detestato su Inuyasha. Questa cosa a me, ripeto, sta spiacendo, perché per il tipo di impronta che si poteva dare a questo tipo di storia, con, ripeto, delle tre protagoniste che hanno una loro personalità molto carina, è un peccato vederle lì da sole senza, con il vuoto attorno, ecco, cioè, perlomeno ecco, questa è la mia impressione. Sì. Arriviamo ora un attimo a Takahashi moderna, chiamiamola così, a quando Rossella ha ritrovato la sua Takahashi. Io non l'ho mai persa la mia Takahashi, io non ho questo problema. Diciamo però che se non ti era piaciuto più di tanto Inuyasha, io so che tu comunque Rin lo hai apprezzato di più. Sì, ma perché, cioè, a me in realtà piace molto l'horror, queste robe un po' come appunto doveva essere Inuyasha. E come ha detto Lara, anche a me l'inizio di Inuyasha a me piaceva da morire, cioè io c'ero andata
super in fissa con Inuyasha, è stato per me che si è perso nella lunga distanza. Quindi, cioè, mi sarebbe piaciuto anche un altro manga stile Inuyasha, come infatti non mi sta dispiacendo Mao, però mi è piaciuto che Rin fosse un po' un ritorno alla comicità, perché io da innamorata di Ranma sono stata ben contenta di avere di nuovo un manga totalmente ed esclusivamente comico. Mm-hmm. Sì. Ma tu Lara invece, Rin lo hai letto? Lo dicevi prima di sì, giusto? Devo confessarmi, io Rin ho letto il primo e mi sono fermata lì perché non mi è piaciuto. Okay, e non so perché, ma non mi ha preso. Proprio l'unica cosa della Takashi che ho letto e ho droppato lì. L'unica. Ma tra l'altro, vabbè, io devo dire che Takashi ha veramente fatto opere per tutti i gusti e di tutti i gusti. Nel senso che è normale che anche uno che sia appassionato ci siano magari delle opere che rientrano meno nelle proprie corde. Io lo dico sempre, cioè nel senso, nemmeno io che sono un fan sfegatato, non so, di Urasawa, di Takahashi, di Taniguchi, insomma, di Adachi, eccetera, eccetera, riesco a consigliare tutto di questi autori, nel senso che alla fine comunque delle opere che lei lette perché volevi leggerle o perché dovevi leggerle, ma in realtà poi se uno ti dice consigliami un manga, dici... Per cui già, per esempio, voi che siete due appassionate da Takahashi, vedete, prima Rossella diceva di Inuyasha, ora invece ama, cioè comunque ha apprezzato tantissimo Rin, e Lara fa praticamente il contrario, non andate d'accordo voi due. No, ma in realtà neanche Lara ha apprezzato troppo Inuyasha, quindi l'unica differenza è sorridere. Diciamo per esempio che abbiamo perlomeno varietà, ok? Abbiamo perlomeno ma varietà. Tu, qual è la cosa che meno ami nelle opere da Takahashi? Adesso mi hai messo curiosità. Io, come dicevo prima, mi sono affezionato ultimamente molto di più alla Takahashi delle storie brevi. Cioè, nel senso che nelle storie lunghe, per quanto riguarda... Scusami, io devo fare un po' politico, nel senso... Perché quando aprirò la mia punto G, che è la mia prossima casa editrice, quando raggiungeremo le 50.000 euro qui sul canale... Ce ne mancano 49.999, quindi un euro ieri è stato donato, per cui mi raccomando, donate questi soldi se volete che arrivi, che veda la luce la nostra appunto G editore. Non vi dico il sottotitolo perché posso dirlo il sottotitolo? Non so, siamo in fascia protetta. No, sono le 9.39. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Non è... Chi c'era in live lunedì si ricorda anche il sottotitolo, che tra l'altro ci è stato suggerito dall'utenza, che era per manga da scoprire. Però mi dissocio, chiaramente. Però comunque ci mancano 49.999 euro, per cui, attenzione, preparate che le edizioni, se volete dei manga veramente... tutti i manga che voi dite, ma non porteranno mai, noi li porteremo. Stavo dicendo a costo di fallire, tanto sono soldi loro, sono degli utenti, sono di viene a trovarci, per cui non ci smendiamo niente. Ultimamente mi sono veramente affezionato tantissimo alle storie brevi, ne ha citate prima anche Rossella, per esempio A cena con la strega mi ha fatto rivivere comunque gli anni 90 o comunque gli anni della passata Takahashi. Io sono un grande estimatore di Inuyasha, ad esempio, non cito nemmeno le opere precedenti, faccio un pochino di fatica anche io con le ultime, cioè nel senso che Rin e Mao sono un pochino più, diciamo così, faccio un pochino più di fatica, ma non perché è qualcosa che mi sembra di aver già letto. Non lo so spiegare, cioè nel senso non riesco a comprendere il motivo. Secondo me può piacere anche a chi non conosce Takahashi, probabilmente avendo letto tanto di lei,
un pochino fai quel paragone che dicevi tu prima, Lara, con la serie animata, premette magari un pochino tutti i paragoni a opere del passato e non riesci ad estrometterti, insomma, da quel giudizio. Però, per esempio, questo probabilmente non trova contrappunto in Rossella, visto che lei, a differenza Rinne, l'ho apprezzato, che io sappia, sta apprezzando anche Mao. Sì, sembra di sì. Ancora è presto per dirlo, perché mi sta facendo l'effetto Inuyasha, quindi ho paura. Cioè, mi sta piacendo nel modo in cui mi piaceva all'inizio di Inuyasha. Quindi, anzi, stavo leggendo oggi pomeriggio il numero 3. Sempre Star Comics, sempre Star Comics. Non fare spoiler. Io ancora non sono riuscita a finirlo, però stavano succedendo delle cose intriganti, cioè è successa una cosa che mi è piaciuta molto, però sì, ho paura perché temo un po' che si possa ripetere la storia di Inuyasha, ma non ripetere in quanto elementi che poi possiamo dire sì, ci sono in comune sicuramente, ma proprio l'andazzo del manga in sé, però per adesso mi sta piacendo. Mi sta piacendo molto anche a me, Mao. Diciamo che è un periodo che avete visto anche l'unboxing, c'è un pochino di roba da leggere, però il numero uno rispetto a Rinne mi è piaciuto di più, cioè nel senso non so spiegare il motivo, però il numero uno a me è piaciuto di più di Mao e non l'ho ancora, cioè non sono andato oltre il numero uno, però io credo che una lettura sicuramente al numero due o tre, strada facendo, la farò. Cioè non è uno di quei manga che ho droppato, sapete che io ci sono alcuni manga che apro la finestra e volano. Mao non è tra questi, ho lì il numero uno, lo continuerò, ripeto, sicuramente. Poi chiaro, strada facendo, bisognerà capire quanto mi coinvolgerà, perché alla fine sono anche, immagino sarà un'altra opera lunga da Takahashi, e bisognerà capire se questa la faccenda mi piacerà sempre. Rinne, quanti numeri era? 40, 41, era lungho. Lunghetto, per essere... Dopo già, lei, ripeto, è veramente brava e riesce quasi sempre a coinvolgere. Certe volte, secondo me, dilunga un pochino le vicende. Non è accaduto in Ranma e non è accaduto in Meso Nikkoku, è accaduto un po' in Inuyasha, questo sì, perché... Però sia Ranma che Lamu che Rinne potevano andare avanti all'infinito, cioè sono quel tipo di storie che non... Cioè in Meso Nikkoku lo sai che si deve arrivare da un punto all'altro, lo sai sin dall'inizio che c'è... mentre è anche comunque in Inuyasha su per giù, cioè sai che i protagonisti devono arrivare ad un obiettivo, mentre in Ranma, Lamu e Rinne no, cioè lei Rinne poteva continuare altri 40 numeri senza problemi, sono quel tipo di storie che secondo me decide lei, insomma, una certa, quando ok basta, mi sono stufata. Quindi... No, beh, a parte Meso Nikkoku, comunque tu dicevi giustamente, cioè, io ho sempre visto nella Takahashi un'autrice che prende direzioni che più gli piacciono, che più gli interessano, molto libera, molto, molto forte come autrice, proprio di spirito parlo proprio di forza, forza sua, interna. E poi a un certo punto poi va a convogliare verso il finale. In Inuyasha, per esempio, si è visto un pochino quella sbrodolatina di quei 10-15 numeri finali. Quello era un manga che sapeva come doveva finire e tu stesso lo sapevi dall'inizio, quindi per questo la senti assai la pesantezza di un 10 numeri in più, perché sapevi già dall'inizio a che obiettivo dovevi arrivare, e farmici arrivare con 10-15 numeri in esubero pesa. Mentre invece, cioè, Rinne, Ranma, tu li leggi così, tanto, ecco, come hanno scritto nei commenti, le puoi leggere anche fuori numerazione, nel senso io posso prendere un numero a caso, prendo il 10 e poi leggo il 5. Sì, beh, dopo c'è da dire che quasi tutte le storie, forse,
però anche a memoria, le varie storie brevi, che può essere un po' un gospel, eccetera, diciamo che sono facilmente intuibili quelle delle opere da Takashi. Cioè, non, cioè io credo che se uno cominciasse a leggere Inuyasha dal numero 15 o Ranma dal numero 10, in due secondi di trama, comunque dopo già chiaro, ma non avrei incontrato Shampoo, non avrei incontrato personaggi, però il succo della storia, insomma, lo capisci. Perché poi la Takashi ha fatto una dichiarazione che a me è piaciuta veramente tantissimo, e cioè che lei non riesce, anche con i personaggi secondari, a separarsene, e noi questo comunque in tante sue opere lo vediamo. Cioè, la vecchina che prima parlava, di cui prima parlava Lara, è uno di questi esempi, però quante volte nelle opere, secondo me è forse la maggiore è in Ranma stesso, quindi tanto dal nulla ti riappariva il personaggio che avevi visto 5 numeri prima o 6 numeri prima, esatto, che davi ormai per scomparso, davi poi per disperso, eccetera, eccetera, e invece li faceva riapparire. Questo è un'altra caratteristica di un'autrice che veramente... Sì. Cioè, si può dire che sia stata geniale, cioè si può dire che... Anche il Lamù lo faceva comunque, cioè sì, tu magari anni. Un giorno conosci la sorella di Tizio, non dico di chi, ma vabbè, Tizio. La sorella di Tizio, cioè la sua saga, ok, tu pensi è finita lì, no, perché poi la sorella di Tizio ritorna ciclicamente le saghe. E poi magari... Tra l'altro mi viene venuto in mente... Sì? Chi parla? Mi è venuto in mente, a proposito dei personaggi, i personaggi ricorrenti della Takashi. Lei in un'intervista ha detto che Kuno e Hakusai erano due personaggi che le erano sfuggiti di mano e che avevano cominciato a comportarsi un po' troppo secondo la loro volontà, e che lei aveva addirittura pensato di eliminarli dalla storia, perché entravano in scena e facevano le cose, insomma... Cioè, tu sai che Hakusai è così, fa queste cose, e quindi poi è difficile dargli sempre una collocazione nella storia da personaggio ricorrente. E lei diceva proprio che lui e Kuno erano diventati ingestibili per il tipo di personalità che avevano. Però, ecco, anche se ha pensato di eliminarli, alla fine non l'ho mai fatto, per fortuna. Beh, questa è una cosa comunque A me i secondari piacciono tantissimo. E soprattutto mi piace, come ha detto Gigi, appunto, cioè, compaiono e tu non sai poi se ritornano o no. E poi la cosa più bella, cioè almeno che a me ha stupito, è che magari ritornano, te ne portano altri di personaggi, oppure li incrocia tra loro e vengono fuori di quelle storie e di quelle saghe che tu la prima volta che hai visto quel personaggio lì mai avresti detto: oddio, cosa sto leggendo. E sono forse tra i passaggi che io più preferisco proprio delle storie della Takashi. Poi vi lancio un messaggio, mi verrà in mente anche voi qualcosa. Le frasi sono le classiche frasi che appaiono. E no, veramente, penso a me nell'originalità da Takashi è proprio il suo essere riconoscibile a lontano 12 chilometri nel modo di narrare, nel modo anche di disegnare. Chiaramente, insomma, il tratto da Takashi lo conosciamo, non sarà mai un tratto, secondo me, da illustration book, da art book, non sarà magari un tratto, però è riconoscibilissimo e comunque quello che deve rappresentare lo rappresenta bene, soprattutto nella commedia. Una cosa che a me spiace, però, è che allora a me il tratto da Takashi piace, come dici tu, è riconoscibile, va bene che sia riconoscibilissimo, però una cosa che mi spiace è che abbia perso in questi ultimi anni, cioè in questi ultimi anni già da numeri di Inuyasha, in realtà, la morbidezza della rappresentazione delle ragazze. Cioè io la Mu, esatto, nell'illustrazione che sta mostrando adesso Rossella, per me è proprio il mio tratto preferito, quello lì. E c'è questa la Mu che è morbida sia nella capigliatura che soprattutto nel corpo, come te lo fa vedere spesso e volentieri di la Mu e delle amiche di la Mu, che non sono vestite tanto neanche loro, insomma, quindi Ben Ten e così via.
E invece, ecco, su Inuyasha, a parte forse i primissimi volumi, si va a perdere questa rotondità un po' nei corpi, nella presentazione delle braccia, dei capelli, della porosità. Questo mi è spiaciuto, cioè, nel senso, leggo lo stesso e mi piace lo stesso, chiaramente. Però, ecco, sì. Layout. Ranma, sì, sì, all'epoca di Ranma, dei non primi volumi di Lamù fino alla fine, ecco, per me era proprio il tratto top, quello lì, eccola, quello che preferisco proprio. Mi piaceva proprio come rappresentava anche le donne, cioè con questi fianchi molto ampi, molto belli, molto rotondi. E adesso sono un po' corpo rettangolare. Sta cosa mi spiace un po'. Sì, concordo. E anche sai cosa? I capelli. Cioè se tu vedi i capelli, di Lamù, che tra l'altro questo è l'ultimo numero di Lamù in cui Star ha inserito tutte le varie illustrazioni che non ha potuto mettere in copertina. Quindi c'è questa galleria alla fine. Dov'è? Per esempio qua i capelli di Lamù a me piacciono tantissimo, sì, perché sono proprio morbidi. Mentre ora, esatto, già appunto con il mio, cioè, sono spigolosi. Cioè quando io vedo quei capelli a punta così e poi vedo questi di Lamù che sono così, cioè per me non c'è paragone. Quindi concordo totalmente con Lara. Per me il tratto finale di Lamù è il più bello possibile. Anche per me. Guardate. Coniglietta, aspetta Lara, guarda che sono storta, eccola, ok. Beh, sì. La mura tanta roba, alla fine era una bella bomba, diciamo così, all'epoca. Guardate la mura, no. Anche adesso, chiaramente. Aspetta, ti devo layoutare. Aspettate che non ce la faccio. Ecco, ti si vede benissimo. Se stai ferma ti si vede benissimo. Ok. Cioè, guardate. Ecco. E tra l'altro tempo fa avevamo dato una notizia, non mi ricordo assolutamente di cosa si parlava, ma comunque c'era la Mu disegnata in versione moderna, cioè col tratto attuale della Takashi, ed effettivamente era abbastanza diversa da quella dell'Ego. Sì. Ma voi in termini di beh, l'hai già detto prima, però ti faccio una domanda, che la classica domanda tra scegliere di in cui dovete scegliere tra mamma e papà. Isola deserta, manga da Takashi da portare. Vabbè, io cosa? Vado? Vai, sei libera. Uno, è Lamù. Tu Lamù. Io adoro le storie brevi della Takashi, come dici tu, e probabilmente al di là delle opere lunghe sono proprio il mio altro elemento preferito della Takashi. Le adoro tutte, mi sono piaciute tutte, e l'ultimissima, questo qua, La cena con la strega, mi è piaciuto da morire. Cioè, spettacolare, proprio mi ha lasciato a bocca aperta, come fosse Rossella, tu riesci a cena con la strega prima che lo prenda io? No, non ce l'ho qui a casa, qui ce l'ho nell'altra casa. Ma se devo portare con me un manga che mi deve tenere compagnia a lungo, la storia breve non va bene, e quindi per me è Lamù. Lamù, dicevo anche prima, Ranma mi piace tanto, continua a piacermi tanto, però io in Lamù non so cosa, ma cioè, mi ha catturato di più, mi ha preso di più. Non so se sia neanche l'elemento perché ci sia più folklore, non credo che sia solo quello. Non so, però davvero l'ho adorato. Davvero. Scusate, ma ogni tanto non trovo dove ho messo le cose. Perché sono solito spostare per incastrare tutto, poi dico capita a tutti. Allora, no, tanto che parli tu, Lara, faccio vedere qualche volume unico della Takashi. Questo lo dovete recuperare assolutamente, che è A cena con la strega. Bellissimo. Secondo me, se vi piace la Takashi, secondo me questo è uno dei manga, insieme di storie brevi, chiaramente, però è... vi riporterà indietro nel tempo. A
acuto, arguto, intelligente, divertentissimo. E poi è bello che abbia tutti i protagonisti, questi salaryman, quando quasi in età da pensione, che tu diresti, ma che caspita di protagonista è? E invece, cioè, di una genialità, proprio tutte le storie le ho trovate belle davvero. Che invece, appunto, per esempio, L'Uccelli del Destino, bello, però mi ha convinto di meno rispetto a Cena con la Strega. Sì. Cena con la Strega proprio, guardate, per me... I personaggi sono... Mesoni cucchiani, sono Ranma mezziani, sono, cioè, sono proprio loro, cioè. Poi abbiamo Buche Rosso, sì, anche qua. Questi sono tutti manga sempre di Star Comics, volumi unici. Non so la reperibilità, io non, onestamente non ho, non, beh, A Cena con la Strega è disponibilissimo. Sì, è appena uscito da poco. È uscito da pochissimo, ma credo anche gli altri. Oh, questo lo adoro. Bellissimo. Adoro Il cane sopracciglione. Anch'io. Comic Short, questo è uscito addirittura tantissimi eoni fa. Ma è un prezzo in lire e euro, saranno 2000, eh. Oh, che male. Andiamo a NordW. Ah, questo lo adoro, è fantastico. Anche. Bellissimo. Qua c'è una storia su una nonnetta che è fenomenale. Poi abbiamo, la saga delle sirene. Sono tre che volumi. È molto bella anche quella. Sì, questa ne parlavamo quando non c'eri ancora tu, Lara, è quella che probabilmente ricalca di più gli studi da Takashi sotto Kazuo Koike. Rossella, queste sono in lire, se vuoi. Lo so, ce l'ho. Questo è Il segno della sirena e il terzo che è La maschera della sirena. Che male. E poi l'ultimo che abbiamo messo, questo è un storia di K51, cioè ora uscirà la storia di K200. Comic Theater manca. Ma non hai lo specchio, non ce l'hai o non lo hai preso? No, ce l'ho. Ma allora, mi fai una bella domanda. Che comunque per me anche che quello sei... carino, no, c'erano storie carine, però veramente inferiore anche quello a Cena con la Strega. Sì. Sì, per me Gli uccelli del destino e Lo specchio, carini, belli, da leggere. Sì. Però a Cena con la Strega gli sta sopra 7,5 in confronto, sì, proprio. Sì. Anche secondo me. Questi protagonisti salaryman che tu non diresti mai, invece ognuno ha una storia e uno fa morire dal ridere nella comica drammaticità alla fine. Però sì, perché Boracci. Ma poi soprattutto vabbè, quando hanno queste mogli che li trattano malissimo, cioè poverini. Sì, lì davvero la riscossa delle babbione indipendenti, sì. Perché ti vedi queste mogli determinate, forti, un po' mogli mostro, però adesso io non so se sia una realtà proprio rappresentata fedelissima del Giappone, però sono convinto che qualcuno, cioè, mi abbia rubato One Pound Ghost. Ecco, perché è possibile, non lo trovo da nessuna parte. No, questo hai visto, cioè, bravo. Tac, ok, ci siamo. Però secondo me qualcuno mi ha rubato One Pound Ghost, qualcuno la sa a rubarmelo. Dopo lo cerco bene, magari lo trovo, però per intanto non avevo in giro. No, beh, insomma, storie brevi ne ha scritte, cioè nel senso ce ne abbiamo un po' di storie brevi da leggere. Però poi comunque, ripeto, come dicevo in partenza, quando un'autrice sta sotto la stessa stella, in questo caso la stella di Star Comics, alla fine... c'è un po' anche quell'uniformità, sappiamo che comunque verrà sempre portata, comunque sarà sempre seguita dalla casa editrice e alla fine si vede, no? Ma sai che io ho avuto un po' di paura in realtà per Rin, perché lo hanno annunciato che già erano usciti un bel po' di numeri in Giappone e io all'epoca dicevo no, ma ora non lo portano e come faccio, non questo salta, e invece poi insomma l'hanno annunciato, però al contrario di Mao che è stato annunciato praticamente subito, quello mi ricordo che mi ha fatto stare un attimino in ansia, quindi Star è stato un po'... Ho trovato un po' un ghost. Ah.
Questo perché non hai le cose divise bene per autore. Yes, ce l'ho fatta. No, perché a me mi viene ansia se comincio a... dove è finito, chi me l'ha rapito, chi me l'ha... Perché certe volte capita che io presto in manga, mi capita, no? Parenti, amici, o mi presti il numero... Poi a un certo punto non sai più a chi l'hai prestato e... Ok, insomma, un po' un gospel. Sono un po' c'era una volta un bugine e una suora. No, ma aspetta, fammi vedere... Ma tu hai tutta l'edizione nuova? È l'edizione nuova con i 4 numeri. Sì. Io ho una macchia, in quanto ho i primi 3 numeri vecchi e il 4 nuovo. Ho starnutito, ma non ho... Non hai niente. Sì. Senti, ti do allontanamento. Facciamo l'allontanamento. Ok. E ogni tanto li presto, sì, no, ma dai, se qualcuno vuol leggere, se me li tratta bene, ci mancherebbe, dai. Adesso non è che li presto al primo che passa, li presto a gente affidabile. Che sa. Eh? Gente che sa, che può apprezzare. Gente che sa. Bene, abbiamo rimangato bene la storia di questa grandissima autrice, abbiamo fatto vedere anche qualche prodotto, potrei comunque recuperare anche Ranma, Maison Ikkoku, ma insomma quelli li trovate tranquillamente in fumetteria, fatelo perché veramente la triade, l'Amu, Ranma, mezzo, ecco qui, aspetta, questa è proprio, cos'è? La prima Neverland arancione? Sì. Giralo di lato, fammi emozionare. Fammi emozionare di lato. Dietro la pubblicità. Dall'altro. No, la pubblicità. Ah, ok. Sì. Con la pubblicità del retro di Gen 13. 3.300 lire. Giugno 1996. Ragazzi, lettura occidentale? Sì. Sì. Ecco, quando voi pensate alle edizioni che non le ritenete porno lusso, noi siamo cresciuti con questi manga. Infatti mi è fatto venire un colpo al cuore vedendo la costina arancione di Neverland, che poi era anche quella che poi seguiva dopo Ranma, andava su Maison Ikkoku successivamente. E tra l'altro, invece prima c'era ancora qualcosa, prima di Ranma mezzo, forse Video Girl Line no, perché Video Girl Line andava... No? Non era sempre Neverland? Line andava su... Era sempre su Neverland, la prima edizione? Secondo me sì. Sì. Ah no, però era blu anziché arancione. Sì, cambiava la... Colore era diverso. Sì. No, invece Maison Ikkoku e Ranma erano lo stesso colore. Sì. La Mu era di grado. Sì, c'era stato su Neverland, c'era stata Video Girl Lie, Sesame Street, Present from Lemon, che vi sto tirando fuori quelle perle, ragazzi. Che siamo andati indietro anni 90 puri. Aspetta che mi emoziono un secondo. Stai ferma, Lara. Lara, sei troppo sexy così. Anche col bollino, col simbolino lì dalla pace, il simbolino sincero. Sì, ma ce l'ha appunto anche Maison Ikkoku, però ecco diverso il formato, perché Maison Ikkoku era un po' più capito, grande. Non si è capito perché... Con Maison Ikkoku hanno continuato lì con il simboletto. Esatto, il simboletto. Ci stava con Ranma. Ragazzi, dovevano metterci un pulcino, un pio pio. Ragazzi, all'epoca la grafica, cioè avrei qui, ho qui delle perle da farvi vedere in tema di grafica che... aspetta, no, questa la devo far vedere, scusatemi, ma per me rimane un colpo al cuore ogni volta che la vedo. Oh mio Dio, comunque io di Lamu adoravo la costina, perché appunto c'ha questa costina tigrata ed era fantastica da vedere anche in libreria. E mi pare c'è il fulmine, c'è un piccolo fulmine, no? Si vede poco. Ma volete vedere il top della grafica? La faccio vedere. Marmalade Boy. Ma io neanche me la ricordo questa. Dove viene? Nella prima edizione di Marmalade Boy in Italia, ossia Piccoli Premi di Cuore.
E forse non si vede, ma il manga era praticamente rosa, verde, giallo, ma poi un giallo, cioè colori che adesso magari tramite videocamera non... Ma sai cos'è così uguale, identico, Fushigi Yugi, che tra l'altro ha avuto solo quell'edizione, Madonna, e che è così. Bravo, esatto, che l'ha detto? Hero Comes the Guitar Hero. No, The Guitar Solo, scusatemi. Era proprio dato poi sul retro, Mythos Cavaliere in affitto. Mamma mia, ma, le pubblicità. Manga orribile, Lodoss War. Ma perché quando c'erano l'album degli Extreme Dinosaurs, qui abbiamo un capezzolo di gorilla, qui abbiamo un capezzolo di gorilla, Such the Music, qui abbiamo un altro capezzolo di gorilla, ma di un colore diverso. Ma perché? Cos'era? Okay, questo è il manga che leggevamo noi, ragazzi. Cioè, tu prendevi in mano un manga, da una parte avevi Marmalade Boy, dall'altra avevi il capezzolo del gorilla. Cioè, no, robe che non stanno proprio in cielo né in terra. Ma poi c'erano le pubblicità di altri manga, va bene, ma c'erano certe volte anche pubblicità, ce n'era una che era tipo di una qualche cosa di internet che all'epoca era all'avanguardia. Ryuk Knight, pensavo che Mythos Cavaliere in affitto fosse brutto, ma Ryuk Knight forse era ancora più brutto. Però... ecco, queste piccole perle. Parlando da Takashi, non puoi tornare indietro nel tempo, non puoi rivedere, non puoi non pensare alle edizioni vecchie. Grazie Lara per avermi trasportato in questo vagone dei ricordi. Ma io ho comprato le nuove, ma ho conservato le vecchie. Io ho ancora la Mu e Ramma. Le tenute? Sì, sono affezionata. Quindi, cioè, la Ramma è stato il mio primo manga, quindi non me ne libererò mai, anche se è un'orribile sottiletta. Beh, io penso che ormai siano scollate. No. Le ho controllate proprio a Natale e sono perfette. A Natale, quando sei scesa a casa tua, sei appositamente andata a vedere se si aprivano ancora. Sì. È vero che ce ne sono alcuni che li apri e fanno cric, però in generale si sono conservati molto molto bene. Vedo che qualcuno dice te li sei tenuti, Gigio. Diciamo che se c'è una nuova edizione mi faccio la nuova edizione, per esempio Ranma, Mezunikoku, eccetera eccetera, mi sono fatto le nuove edizioni perché comunque meritano. Per esempio Marmalade Boy, tra l'edizione questa qui sottiletta e la collection faceva forse ancora più obbrobriosa di questa, per cui quella lì, diciamo, è vinta. Agli inizi capitava che parlavano di Perfect Edition o cose del genere, per manga, che le chiamavano collection, ecco, più che Perfect Edition. Ma guarda che Marmalade Boy ha avuto anche una gold. Ecco, potevi appunto comprare la gold. Maggior ragione. la gold penso che sia, chiunque abbia avuto una gold ha preso le onde, le gold con deluxe. Ci vuoi fare il surf, è veramente una carta pazzesca. E no, io per esempio Marmalade Boy ho tenuto questa, se un giorno faranno la Perfect, per esempio l'aspetto di Proteggi la mia terra, per esempio quella me l'aspetto, per esempio l'edizione ancora quella, la prima di Inuyasha, quella rossa, anche quella aspetto. Rossa. Cosa? È rossa, è versione sottiletta rossa, è un grande rossa. Classico. Sto aspettando che Star Comics un giorno la riannunci e sicuramente farò la Perfect Edition anche di Inuyasha. Poi onestamente in sottiletta tante cose non sono neanche più editabili, cioè nel senso non mi aspetto una Perfect Edition di Present from Lemon o di DNA. o di quei manga lì, Sesame Street, che stiamo parlando di manga degli anni 90, cioè adesso come adesso non hanno i primissimi numeri di Neverland. Sì. Ma all'epoca si provava veramente di tutto, al di là delle sottilette. E io ricordo ancora la rivista Express di Star Comics. Ma appunto parliamone. Infatti mi è venuto in mente l'altro giorno, perché pensavo che alla fine
Amici è partito come contenitore già in versione tankobon, quindi versione volumetto. Invece Express era partito come un K magazine alla fine, quindi aveva questo formato diverso, se non sbaglio, sì. Era più era ampio, grande, era grande, costava più al suo interno. Ah, ecco. E aveva appunto un capitolo per ogni manga, quindi c'era Kenshin, c'era Yu Yu Hakusho, c'era Kikashi, non mi ricordo più, e probabilmente Capitan c'erano Tsubasa. Anche le pagine a colori, anche forse, non sbaglio. Sì. C'era One Piece forse anche, era andato su K Mega. Sì. Cose. Immaginatevi K Mega, su Express, immaginatevi One Piece con un capitolo al mese. Saremmo al numero 35 in questo momento. Quindi poi per fortuna sono tutti approdati su volumetto singolo, quelli in fretta anche, perché credo non sia durato tanto Express come con quel con quella versione. Ti butterei a memoria sui 40 volumi. Numeri? Così tanto? Come? Così tanto? Insomma, è una quarantina di volumi. Pensavo tanti di meno. Perché sto ricordo che mentre appunto con gli shoujo prima di arrivare, cioè si è andati con il volumetto diretto, ma misto. E mi pareva che Express fosse arrivato più veloce. Ma forse ricordo male. Sbaglio io, ma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allora, io qui ho 27 di sicuro. 27 io 27, neppure io ne vedo 27. 27 di sicuro. Non lo so, però sì, insomma, quindi 27 capitoli. Mamma mia. Cioè, 27 capitoli vuol dire due tankobon e mezzo. Amici invece quanto era durato, Amici? No, Amici in versione mista fino al volume 20-21 circa. Perché poi il 20... il 20-21, perché poi il 23 era l'ultimo di Sentail, e il 23-24 c'erano Miracle Girls e così via, poi dal 25 in poi cosa c'era? Creamy, e poi hanno iniziato con Mars. Mars è stato il primo, probabilmente, cioè al di là di Creamy che era in due volumi, Mars è stato il primo da cui hanno poi cominciato a farlo mensile con una serie alla volta e basta. E tra l'altro lo ripeto spesso, quindi magari chi ci segue dice, racconta sempre le stesse storie, ma Mars fu il primo manga ad essere scelto dal pubblico. Sì, beh, fu Creamy, prima di lui venne Creamy. Ma non vinse Mars. In realtà, cioè, perché i primi manga erano quattro. Erano Aspetta. Tu stai parlando di primi manga che poi dalla rivista contenitore sono diventati manga con la propria testata, eccetera, eccetera. No, io dicevo che ricordo che Star Comics fece una specie di sondaggio in cui tu potevi scegliere il primo manga, e se non sbaglio vinse Mars. Ma c'era anche, io mi ricordo che poi presentavano i titoli in lizza su questo sondaggio, ce n'erano alcuni che non abbiamo mai visto, tipo sempre dell'autrice di... E mi pareva che ci fosse anche Creamy nel sondaggio, se non sbaglio, quindi secondo me... Sinceramente non mi ricordo, si dovrebbero guardare i numeri di Ranma in cui c'era anche su Amici. Delle cartoline. No, la presentazione la facevano su Amici. Sì. È che li ho in fondo nella libreria. Sì, anch'io ce li ho. Vorrebbe qualcuno di Star Comics con la mente, ancora. No, è che nove. Con la memoria storica. La memoria storica. Mi pareva però appunto che appunto, perché poi c'era anche, oddio, magari sbaglio io, perché comunque mi ricordo che in lizza di questo sondaggio c'erano anche titoli come Sakura, che poi è stato anche quello pubblicato non su Amici, perché è stato pubblicato fuori su un'altra collana. E non mi ricordo come si piazzò, sinceramente. Ma io ricordo che Sakura non era rientrato nei primissimi. E infatti poi c'era stata questa cosa del tipo, ma Sakura non era rientrato, ma l'hanno pubblicato lo stesso. Esatto. Però invece sono sicura che c'era nell'elenco anche appunto Creamy.
Però anche lì non mi ricordo se, se ci fosse spiazzato bene oppure no, e dopo hanno detto anche lì, boh, pubblichiamo lo stesso, tanto sono due volumi soltanto. Però sì, è stato, ancora quando li alternavano, è uscito, perché quando è finito Sailor V, e hanno pubblicato poi Crimi, se non sbaglio. Strano. Sì, sì, sì. Visto che DVN stavi cercando su YouTube la collezione, te la faccio vedere qua, a posto qui. Era per gli amici di Otaku Inside che mi avevano chiesto appunto di fare un video collezione, ed è in aggiornamento, perché ora della fine è stato un anno abbastanza particolare tra vendite e acquisti, perché con le nuove edizioni, per esempio, a un certo punto ho fatto la pazzia di vendere tutti i Tezuka per fare la Usamushi Collection, visto che avevo Tezuka sparsi qua e là di varie edizioni, di varie case editrici. Ho voluto foraggiare J-Pop con quella nuova, o per esempio anche Taniguchi, ho venduto tutte le edizioni provenienti da Rizzoli, eccetera eccetera, per fare la Gazzetta dello Sport, perché secondo me comunque in libreria stanno meglio, anche perché ora alla fine mi sono uscite non dico lo stesso prezzo, quasi, perché dopo è un canale che consiglio, cioè non lo conosco nemmeno di persona, quindi non è che faccio pubblicità occulta, però io ultimamente vendo molto di più su Manga Shop Italia rispetto che eBay. Manga Shop Italia è una pagina Instagram che trovate anche su Telegram, dove praticamente mandate foto, fa tutto lui, inserzione tutto, e mi sembra che chieda il 10%, mentre eBay ora dalla fine tra eBay e PayPal ti costa il 15 più o meno, invece lì sono solo il 10. E poi, essendo un canale estremamente ampio, vi dico che per esempio la Taniguchi Collection l'ho venduta penso in un minuto e mezzo, cioè mi ha messo l'inserzione, dopo un minuto e mezzo era venduta e dopo 5 ho ricevuto il pagamento, cioè proprio perché è veramente al dito più veloce lì, quando pubblica gli annunci, il primo che arriva. Ma di tanto vedo qualcosa che mi interessa, ma io non guardo spessissimo il telefono, meno quelle pagine lì, e ogni tanto dico, era bella questa sessione, venduta. Vabbè, ogni tanto capita. Però cercate Manga Shop Italia. Ogni tanto do anche consigli, scusate, usciamo un pochino assaggiato, eravamo già usciti un pochino assolciato, abbiamo parlato comunque un'ora e mezza di Rumiko Takahashi, credo che abbiamo più o meno detto tutto di questa grandissima autrice, che comunque a distanza di 40 anni e più continua comunque a sfornare manga che comunque restano interessanti, manga che comunque sono leggibili, sono tranquillamente collezionabili e meritevoli, perché comunque io, indipendentemente dal fatto che possa essere piaciuto o meno, io un'opera da Takahashi, anche come Mao, come Rin, Inuyasha, purché non sia proprio il non plus ultra, riesco a consigliarla. Dopo magari uno mi dice non è nelle mie corde, magari non è il manga più bello che abbia mai letto, cose del genere, ci sta. Sempre comunque fermo, punto fermo, che Mezonikoku, Ran, Maelamu, e secondo me, se posso dirlo, cioè, magari mi pugnalerete, a me era piaciuto un sacco anche One Pound Gospel, che poi tra l'altro era stato fermo per un bel po' di tempo, perché lo concluse, fece tre numeri, il quarto era uscito dopo decenni, una cosa del genere, forse più di un decennio. Da qui la nuova edizione. Quindi è sicuramente un'autrice veramente straordinaria, meritava una puntata qui su Manga Click ascoltate, io adesso volevo salutare tutti quanti, però prima volevo dirvi quello che era il calendario. Allora, calendario standard nostro è che giovedì, cioè domani mattina alle 11, Ironic vi aspetta per la colazione nerd, sempre con ospiti, sempre con persone nuove, per cui per passare un'oretta in compagnia facendo colazione assieme. Venerdì parliamo di Lupin III alle 20:30, quindi andremo ad analizzare, credo che sia sempre Ironic, che lui il grande appassionato di Lupin. Ormai cerchiamo più o meno di tenervi in compagnia tutti i giorni, alternandoci a destra e a sinistra tra
tra di noi, a seconda di chi è libero. Sapete, noi non siamo twitcher, youtuber di professione o comunque che stanno, diciamo così, vita natal durante davanti a una telecamera, e lo facciamo proprio per passione, per cui cerchiamo sempre di trovare il tempo, come Lara che è arrivata praticamente in corsa tuffandosi al computer questa sera. E domenica invece alle 15 abbiamo classico recap of the week, però notizia dell'ultima cioè sto leggendo adesso, cioè delle 22:16 e sono le 22:21, mi dicono annuncia, perché dopo questa live a breve, cioè credo da 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, ci sarà la video presentazione di Nintendo dei videogiochi online in line up per la prima metà del 2021, cioè nel senso che praticamente seguiremo dalle ore 23 il Nintendo Direct con gli amici di Gamer Click. Quindi praticamente alle 23 comunque sia dovremmo interrompere, perché subentrano gli amici di Gamer Click. Per cui una bella domanda, ecco, prima di lasciarci ci hanno fatto una bella domanda, tac, ve la propongo. Bravi, fate domande che così non mi fate parlare troppo. Lara? Mamma mia. Cioè, qua... Oddio. Io credo di non avere un preferito in assoluto. La nonnina! Cioè, no, allora... Allora, facciamo così, passo la palla prima a Rossella, che mi sembra più... Vai, Rossella. Ma in realtà non me lo sono mai chiesto e non me l'avevano mai chiesto, quindi boh. E adesso te l'hanno chiesto, è così. Venire in live, ogni tanto ti fanno domande e bisogna rispondere a queste domande. Queste prime volte, perché così in live. Forza. Tanto do il benvenuto intanto a tutti quelli che sono uniti alla chat e che ci seguono da oggi per la prima volta. Saluto l'ultimo, è come se salutassi tutti, Tartaliuk, grazie per essere con noi, non te ne pentirai, o forse sì. Boh, non lo so, allora, siccome io ho una passione per gli sfigati, ti dico Ryoga. Forse Ryoga è il mio personaggio preferito. Però veramente non ci ho mai pensato, in effetti, perché io sono ancora indeciso tra due, però aspetto Lara, che la vedo dubbiosissima. Lara si sta appellando al quinto emendamento, si sta appellando alla telefonata a casa, si sta appellando al 50-50, all'aiuto del pubblico. Allora, anche a me, per esempio, piace tantissimo Ryoga. Un altro personaggio che mi piace tanto di Ranma è Ukyo, perché mi piaceva proprio l'insieme dell'estetica e del fatto degli okonomiyaki, quindi il fatto che unisse cucina a un carattere comunque abbastanza peperino, e lei aveva questa divisa anche, sì, quindi era femminile ma anche abbastanza maschile, perché aveva questo un po' questa calzamaglia che raccoglieva, quindi sì, forse come personaggio femminile Ukyo. Però poi, se vado a pensare anche alla Mu, ce ne sono tantissimi che mi piacciono. Mi piace il trio delle ragazze, il gruppo insomma delle ragazze assieme con la Mu, quindi Benten, Yuki, Ran. E mi piacciono personaggi che non diresti mai, cioè, per esempio uno, adesso posso dirlo perché la Mu è finito, cioè uno dei personaggi che io adoro, adorissimo in la Mu è Inaba. Non facciamo inquadrare più di così perché magari è spoiler, ma compare tardissimo, quindi verso la fine del manga, assieme a un personaggio che io non sopporto, che è Shinobu. Non lo so, cioè a me mi ha preso tanto la prima volta che l'ho letto e sono proprio follemente innamorata di questo personaggio ultra mega secondario. Quindi, però come lui ce ne sono anche altri su tante opere di Takahashi alla fine.
Forse su Inuyasha ho meno preferenze, però ecco, io ero partita, io amavo Inuyasha proprio alla follia, quindi lui come personaggio, io credo di non avere la conta di quanti fan art ci ho fatto sopra, per dirvi insomma. E un'altra cosa, appunto, sempre perché io ho sempre disegnato, e la Takashi ti dà proprio la possibilità di sperimentare tantissimo, proprio per il fatto che ti propone personaggi con acconciature, abbigliamenti, estetiche diversissimi tra loro, quindi ti dà la possibilità, insomma, a uno che, a cui piace disegnare, ti dà la possibilità di sperimentare, di fare tantissime prove, il che non è semplice, perché anche Ukyo con questa palettona gigante, boh, oppure Oyuki con questi capelli ghiacciati che non sai bene come rappresentare. Però ecco, sì, mi diverte tantissimo questa cosa, credo sia uno dei suoi tanti punti forti. Io vado un pochino più rapido, nel senso che alla fine voto Godai come personaggio preferito e Genma per il personaggio più divertente, insieme a no, a me piaceva quando si trasformava in panda, era no. Eccezionale. Allora, i padri takashiani, a parte il povero signor Tendo, sono dei maledetti, cioè non si possono apprezzare i papà della allora, ragazza. Adesso non vi posso far vedere, non so se si capisce, però prima avevamo parlato di amici, e la buona Rossellina mi manda i messaggi sulla chat, e purtroppo non si vede, praticamente era era il concorsone che c'era. Spero che non appaiano notifiche che non possono apparire. Ma quella lì era la classifica finale oppure era... No, questa praticamente era scegli il tuo shoujo preferito. Ah, ok. Avevamo, allora, io ve li dico, dopo voi siete più appassionati di shoujo, avevamo Cardcaptor Sakura, delle Clamp, avevamo Creamy, avevamo Spank, che hanno pubblicato. Ma è stato Star o GP sicuro? GP dopo, sì. Okay. Avevamo Julin di Naruto, che non si è mai più visto. No. Avevamo Killa di Wakiyamato. Yamato, che anche questo non è Killa. Sì, Killa. Non avevamo è mai stato pubblicato. Avevamo Lady Love, che non è mai stato pubblicato. Avevamo Mars. Sì. Avevamo Nanahiro Magic, che dall'immagine secondo me è porca miseria, ho l'immagine, vedete che ti dico che manga è, perché no. Scusate, ma Nanahiro Magic era fa vedere questa immagine. No, Nanahiro Magic, se sì, scrivo Akane. Non ricordo come si chiamava, no, ma l'hanno fatto questo manga qui. No, quello no. Yu Asagiri, vabbè, comunque. Poi avevamo Nijino Densetsu. Sì, la leggenda dell'arcobaleno. Ok, brava. E poi The Cherry Project, sempre di Naoko Takeuchi. Che non ha pubblicato. Quindi alla fine, diciamo che c'era anche probabilmente una qualità un po' anche alternata tra grandi titoli, perché comunque Mars, avevamo Sakura, avevamo Creamy, avevamo cioè c'erano dentro dei titoli comunque validi. Cioè, secondo me era tutta una bella selezione in realtà, cioè sono manga dei loro anni che... Col senno di poi ricordarsi questo periodo così... ricerca, nello shoujo adesso col senno di poi nel 2021 si sembra che faccia sorridere, invece ci siamo passati veramente. E appunto, per esempio, ci sono opere come quella di Wakiyamato che non abbiamo ancora del tutto interamente come storia in Italia. Cioè, della Yamato purtroppo abbiamo avuto troppo poco. Quindi quella è una grossa pecca, purtroppo. Però pazienza.
Bene, allora io non è che voglio mandarvi via, ma praticamente mi stanno mettendo pressione nelle varie chat, vi voglio bene. Ora finisci, quanto ti manca che poi dobbiamo entrare noi? Allora, sì, dobbiamo dare praticamente la linea a quelle di Gamer Click per la... scusatemi, per il Nintendo Direct che sarà alle 23. Io ringrazio tutti quelli che sono stati, che hanno partecipato, più o meno a media di 100 persone, chiaramente Zero, è vero, mi state mettendo pressione, e lo so che manca mezz'ora, ma dobbiamo un po' preparare il tutto. Nel frattempo, ecco, ti posso aggiungere allo stream, eccoti qua. Zero, è vero, da dove scrivi? Da dove ti chiami? Da dove... Io sento, ma mi dite quanto mi aggiungete, raga, non è che si può fare così sta vita, io sto a fare i cazzi miei, mi vedo qui il mio, non si fa così, Gigio. Cioè, magari aveva le dita nel naso e tu... Cioè, così, totalmente, stavo guardando lo schermo. Dai, che eri pronto. Allora, facciamo una bella cosa che, secondo me, unisce tutti quanti, ci sta, sì, sempre bene. Okay. Sì, sì. Ci sta sempre bene, mettiamo... Mi metto anche un iscritto. Ma no, ma quale pigiama? Oh, ma quale pigiama? No, più che altro, no, sai una cosa? Sembrava più che altro che fossi dal dentista, perché sembra un trono da dentista. Dicono che questa serie è sempre dal dentista, dice Gigio. Oh, mi permetti di salutare anche Annalisa? No. Annalisa? Ho le cuffie, puoi urlare quanto vuoi. Dai, falla venire a salutarci, dai, solo un ciao. Ciao, di ciao. Ciao. Non so se si sente perché ho le cuffie, no, però lei ha detto ciao. Sì, ma con la testa sentire. Non la vediamo, dov'è Annalisa? Gigio, hai una live da concludere. ma sai che poi a un certo punto io comincio a cazzeggiare, cioè nel senso che a un certo punto... Ah, ho ricordato, Zero, l'ho ricordato, sì, prima, che mancano 49.999 euro alla nostra casa editrice. È quasi pronta. Abbiamo già i titoli, abbiamo già parlato con tutti gli editori. Fantastico. Abbiamo già traduttori, perché ormai siamo tutti traduttori in redazione. Abbiamo più gente che sa il giapponese di chi sa l'italiano. L'italiano. L'italiano lo conosciamo tutti, però diciamo che gente che sa il giapponese, abbiamo anche traduttori ufficiali di case editrici, per cui diciamo che siamo pronti. Ci mancano poi giusto 49.999 euro. Ottimo, ragazzi, mi raccomando. Poi la Gigio Edizioni tornerà. Scusa, devo togliere il tuo messaggio. Golgo 13 integrale. Golgo 13 integrale arriverà dalla Gigio Edizioni. Allora faremo Golgo 13 integrale a Hajime no Ippo. Hajime no Ippo in sottiletta, ottimo, con bimestrale. E la Takahashi farà un manga esclusivo soltanto per la Gigio Edizioni. Sì, per la Gigio Edizioni, siamo ormai pronti, siamo in rampa di lancio. Tanto però, lei ci sta ascoltando oggi. Quindi. Un saluto alla Rubicona. Ciao Rubico. Che sta dando il consomme a sua madre, la sta imboccando. Considerando l'orario che c'è in Giappone in questo momento, dubito fortemente che, data l'età, sono le 6:34 invece in Giappone. I vecchietti sono svegli alle 6:34. Sì, sta bevendo la tisana. Sì, vero, l'aerobica sta fanno ginnastica, Sara. E poi si mettono fuori dal portone a lanciare acqua sulla sella. Vabbè che non è estate, però lo fanno. Lara, scusami, ti sei frizzata, nel senso che ti vediamo tipo in paresi. Ok, ci sei. Però io in questo momento mi immagino la Takahashi che sta bevendo il tè dalla teiera presente nei tempi. Va bene, dai, non facciamoci insultare oltre. Zero, cosa fai tu adesso? Resti qui dentro? Dato che tu mi hai fatto entrare così, io ancora mi stavo organizzando. Ah, ok. Quindi sto vedendo adesso con Kilian, perché prima ti si diceva di fare un continuo, poi adesso ho cambiato idea. Io sono dell'idea di fare un continuo ormai, perché così non perdiamo tutti gli spettatori tutto d'un botto, obiettivamente parlando.
Ok, ma tanto vediamo manca? Se risponde. No, non manca. Cioè, proviamo, allora facciamo così: troviamo un argomento per questi 20 minuti. Rispondo a qualsiasi domanda, anche più personale. Se volete, sono pronto a tutto. Non... Ok, posso rispondere. Ma comunque ci avevano fatto un'altra domanda. Che altra domanda? Che altra domanda? Racconta. Aspetta che vado a recuperare. Quindi qual è la trasposizione preferita in anime della Takahashi? La mia posizione preferita? No, 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 trasposizione. Trasposizione. Ah, okay. Ho capito la mia posizione preferita, scusa Lara. Non lo so. Io non sono un grandissimo fruitore di anime, purtroppo. Ho già una vita sociale che è ridotta all'osso tra manga e serie TV, e con l'animazione sicuramente non sono la persona più adatta a cui chiedere. Mi interessa di più la domanda di Zero. Racconta la tua prima volta. Allora, Zero, sappi che che ore sono? No, 22:37. 22:37, la mia prima volta. Ok, te la racconterò in privato, dai. Va bene, ok. Io aspetto ancora risposta. Ma dalla chat diteci se siete interessati voi a seguire anche il direct della Nintendo insieme a noi. Perché così almeno per sapere se vi cazzo magari non cambia niente. Allora, ma tanto per comprendere. Dite voi in chat intanto. Io della Takahashi, ragazzi, posso dire che ho letto, non ho letto tutto, ahimè, di certo ho amato Ranma, mi è piaciuto tanto Inuyasha, ma poi l'ho droppato verso la fine che non ce la facevo. A me è piaciuto anche Rin, il tanto detestato Rin, a me, del fan medio, a me è piaciuto. La Mu, non l'ho letto, ho visto l'anime e anche quello mi è piaciuto tanto. Non lo so, la chat come si è comportata? Hanno insultato tanto il povero Rin? No, no, sono stati bravi. Tutta gente per bene. Tutta gente per bene, vuol dire che non c'è Cory Nugget quindi oggi. arriverà. Mi fa piacere. Ci sono anche altre live contemporaneamente, sappiamo sempre che il mercoledì sera abbiamo una... No, vabbè, dai, un centinaio una... di spettatori, dai. Sappiamo che il mercoledì sera è come il sabato sera su Mediaset, dove c'è grande concorrenza. Devono capire che il mercoledì sera vuol dire solo Gigio. Questo devono capire. Solo Gigio. Gigio click mercoledì sera. Dopo sostanzialmente per colpa di Ironic è quello che ti dice no, ti assicuro, mi segui la rubrica soltanto il mercoledì. Ci sei lunedì? Ci sei martedì? Ci sei giovedì? È vero. Ci sei venerdì? Ci sei sabato? Esatto. Gigio, rinnovi sì o no? Rinnovo che cosa? Ma poi il contratto con Anime Click, I guess, non lo so. Sì, per 3 anni sono obbligato. Per tre anni sei obbligato, ottimo. Per 3 anni sono obbligato in qualità, visto qualità del direttivo, sono stato rivotato nel direttivo insieme alla qui presente Lara e a qui presente Zero. Pensa come sono messi male. Su sette Rox è più importante capi. Ancora del direttivo. Rashi è ancora più importante del direttivo stesso. Lei non ha bisogno di essere votata. No, io sono come Yukino Miyazawa che diceva io rifuggo dalle responsabilità inventando scuse, quindi io me ne tengo alla larga. Sostanzialmente okay. sulle sette grandi teste, 3 sono qui presenti, cioè rendetevi conto, cioè non è che io vi porto a puffa, tutto un certo peso. Poi abbiamo la responsabile manga, che ho scoperto adesso è proprio sotto di me e quindi... Sotto di te? No, devi fare le corna, vai! ma lo sai che è una, io è sono una tradizione. Bacini per l'aria, io sono baci per l'aria. È una tradizione, Stella, e ormai... Ma tu che è vicino di casa, che è inquilino del piano di sopra. Vota Gigio. Quindi io e Rossella possiamo provare a fare il cuore. Come si fa? No, perché io non ci fiora se facciamo i cuori. No, una volta ci abbiamo provato. Allora, una volta... che qui lo diciamo, sostanzialmente nel post live abbiamo deciso di cercare di fare una sorta di cuore in 4. Non fu malissimo.
Sì, ci abbiamo messo un quarto d'ora, però, nel senso, sì, perché... Era dopo la live delle 50 domande. Ah, è vero, la live delle 50 domande, che poi erano 60, poi siete 70, era durata 3 ore. Vabbè, sì, dai, fu bella, fu bella. Raccontiamo un aneddoto di Luca. Un aneddoto di Luca, cosa vuoi dire? Quella di quando mi volevi baciare? No, la vedo detto succede... anche l'altra volta questa cosa. Quello che succede a Luca rimane a Luca. No, quella fu bellissima, avevamo tanto di quell'alcol in corpo. Che quello che succede a Luca rimane a Luca, ragazzi. Quello che succede a Luca rimane a Luca, dovevi tenerla per te questa. Però ricordo, ricordo, dove eravamo? Eravamo in piazza. No, non è vero, il Cops the Guitar Solo, non è vero. Ma eravamo nella piazza, c'era di tutto, c'era il vicepresidente della Marvel, c'era Posocco, c'era tutta Luca. Ah, vedete che lo faccio vedere quella volta che abbiamo... Bannate i maschietti in alto, ma no. Anche perché gli unici che le possono bannare sono i due maschietti in alto. Sostanzialmente, è un po' difficile. Sostanzialmente successe che avevamo... Io ancora aspetto che Gamer Click mi dica qualcosa per la live, eh? Allora, l'accaduto fu che avevamo un pochino di alcol in corpo, un pochino, e in tutta la piazza, che era strapiena, abbiamo riconosciuto che c'era il vicepresidente della Marvel, che era Alcebulski, che appunto era ospite a Lucca. E non mi ricordo cosa ti avevo promesso, Zero. E detto, se hai il coraggio di andare a chiedere il biglietto da visita. Sostanzialmente eri andato a chiedergli il biglietto da visita e io non soltanto l'ho incorniciato, questo è il biglietto da visita del vicepresidente della Marvel, ma in più dietro... Abbiamo la foto insieme. Adesso, tanto, chi se ne frega, mostro il suo numero di telefono. Tanto il pubblico. Sì, chi se ne frega, perché dietro mi sembra che aveva scritto il suo numero di telefono da qualche parte. No, non aveva scritto, l'aveva scritto su un foglietto a parte. Comunque lo potete trovare qui, se volete telefonargli, allargami. Ah, stavo prendendo la foto. No, allargami. Aspetta, una foto piglio col coso della mano. Che tardi, Giro. Sì. Allora, faccio io. Gigio, ma puoi allargarti anche tu, obiettivamente. Ma okay. Io volevo far... No, non è un nome falso, questo è un biglietto da visita. Aspetta, non si capisce il numero. Ok. C'è la sua mail, c'è tutto. Se volete scrivergli, per chiedergli il numero di Scarlett Johansson, se volete chiedergli, certo, non lo so, così cosa, potete farlo. E... però dopo abbiamo fatto anche il selfone. Ti ricordi che abbiamo fatto anche il selfone? Sì, qua lo sto prendendo. Ah, guardalo qua. Che tipo, Dio. Era stata una serata... ironica a sinistra, come potete vedere. Ah, ironica a sinistra, gli occhi spenti. E anche lui, allora anche lui ne aveva giù qualche calice, secondo me. È normale. Era pezzatissimo. Cioè, questo facciozzo qui è il vicepresidente della Marvel. È incredibile. Ok, Kilian dice adesso arrivo. Ok. Sperando. Quindi sicuramente, quindi penso che rimaniamo a chi? Perché non lo sapesse, facciamo... Allora, molto velocemente, anzi, i ragazzi volevano sapere anche la risposta effettivamente delle ragazze sulla domanda del miglior anime della Takahashi, che è tratto da un'opera della Takahashi. Lara e Rox, cosa dite? Allora, io non ho visto tutto in versione animata, perché purtroppo la Mu e Ranma passavano all'epoca su canali privati che io non prendevo, cioè non è che non volevo vederli, cioè non si prendevano proprio, cioè queste epoche di un tempo che fu in cui era pure difficile guardare i cartoni animati perché City Hunter lo facevano su un canale frequenza, arrampicarsi sull'albero per prenderlo, Ranma da un'altra parte ancora però con la stessa modalità e così via. Quindi purtroppo io vedevo solo qualche episodio a casa, per esempio, dei miei cugini quando potevo andare. E quella in realtà fu la mia primissima esperienza con Ranma, prima dell'anime, quindi ero più piccolina. Vedevo le cose talmente random che non sapevo che il porcellino
yoga fossero la stessa persona, quindi immaginatevi quante cose mi mancavano nel mezzo. Ma quanti anni avevi, Lara, se ecco. Posso? Beh, ma era qualche anno prima che uscisse il manga, quindi boh, ho avuto 10 anni, può essere. Eravamo alle elementari. Più o meno sì. Elementari, sì, qualcosa, sì, 9-10 sì. Anni, una cosa così. Quindi, ma almeno di Ranma o qualcosa ho visto, invece di Lamù ancora meno, quindi proprio episodi sparsi solo. Però di Lamù, scusate, di Ranma chiaramente il doppiaggio fantastico, doppiatori fantastici, sigla di anche lì Massimiliano Alto fantastico, neanche a dirlo. E quindi forse quello che io ho apprezzato di più per vari motivi alla fine è stato proprio Inuyasha. Per quelle cose di cui parlavo prima, quindi il fatto che parte con il botto, quindi la storia è proprio bella all'inizio, animata bene, doppiata bene, ma anche in originale poi piacevolissima, con queste musiche di fondo molto molto belle, molto curate. Quindi io l'anime di Inuyasha l'ho piantato là. Chiaramente mi arrabbiai moltissimo, me la presi quella volta che ci fu il cambio dei doppiatori quasi tutti alla fine della prima stagione, che per me ci per tantissimo, non me ne voglia nessuno, nel senso che il lavoro dei doppiatori è sempre buonissimo, però ormai era proprio entrato per me e per tanti altri con quelle voci, e senza quelle voci hai perso parecchio, purtroppo. Poi è vero che sono tornati per l'ultima stagione, ma nel frattempo me ne ero andata io. L'ultima non l'ho proprio mai vista, anche se ho DVD eccetera, mi manca proprio di vedere Inuyasha fino alla... E vabbè, pazienza. Dall'oltre, ma se non Gigio fa entrare persone a caso senza dire nulla. Ciao Alex! Ah, eccoci, eccoci. Stavo giusto sistemando, ma vabbè. Sta... Sì, sì, non ti preoccupare, ha fatto l'infamata, l'ha fatta sentito, di così. Ho sentito che Gigio, lui stesso ha detto che a una certa ora... Ti stavi scaccolando. Non ti stavi scaccolando, e allora ho detto lo faccio entrare. Okay. Io stavo programmando la news... Anche perché sei venuto a darci il cambio, giusto? Esattamente, sì, stavo giusto. Quindi, sostanzialmente, io, Lara e Rossella, possiamo andarcene oppure avete ancora bisogno di noi? Se volete rimanere anche voi, per carità. Se volete, però... noi comunque iniziamo... Allora, facciamo che Gigio se ne può andare le ragazze se vogliono rimanere, perché Gigio iniziamo passa, tra un 10 minuti, però comunque se vogliamo anche già che ci siamo introdurre. Anzi, sai che faccio? Sai che faccio? Sì, facciamo una sorta di conquista della live. Conquista. Cosa intendi dire? Sentiamo, sono molto intrigato. A me dobbiamo andare click. No, però è bello. Ok, vero, scrivo gamer click. Scrivo, è bello. Vero, gamer click. Beh, è una sorta di conquista, no? Di come fissare una bandierina. Allora, è un bel successo, è un bel successo per me, perché per la prima volta sono ospite a gamer click. Sì, ho cambiato io il titolo della live nel frattempo. Perfetto, grande. Arashi, okay. Rispondi tu? Rispondi tu anche a questa sì, domanda. Sull'anime, io la Moon non l'ho visto perché lo davano sulle TV regionali quando io ero troppo piccola, infatti mio fratello maggiore ne ha ricordo, ma io infatti l'ho visto tramite VHS che faceva mio zio se lo registrava eccetera, eccetera. No, mai visto, mai neanche un episodio, comunque non mai me lo ricordo. Episodio, wow. No. Oppure se è successo non me lo ricordo. E poi vabbè, Ranma l'ho visto, Meisonico l'ho visto, Inuyasha l'ho lasciato abbastanza presto perché anch'io ho sofferto un po' il cambio dei doppiatori, che per me è stato un tradimento nell'anima, sempre con tutto il rispetto assolutamente per chi ci ha lavorato, però il mio cuore era tradito. E forse, non lo so, da una parte direi Ranma perché l'ho visto un miliardo di volte, cioè veramente l'ho visto. Non lo so, stavo dicendo una parola che forse non posso dire, ma vabbè, l'ho visto tantissime volte, lo sapevo a memoria, però forse in effetti se penso a come è stato trasposto, forse Meisonikoku stava, cioè va un po' meglio, perché Ranma alla fine ci sono tanti episodi inventati,
e non sono state messe delle saghe molto molto belle che c'erano nel manga, e tutti quegli episodi inventati a me non piacevano proprio, e invece Mason Ikkoku ha seguito per bene tutta la storia, quindi sì, dai, Mason Ikkoku. Posso okay, dirti, Alex, che sembri proveniente dalle vetrine di Amsterdam con quella fonte? Cioè, quella lucina lì sembra una lanterna, sembra una fiaccola. Ah, la lucina, il microfono, ok.